Cosa? Buonasera a tutti. Ancora qualche minuto che aspettiamo che si colleghino tutti i colleghi e magari se qualcuno è in linea e può commentarci nella chat appunto di YouTube se l'audio è buono e si sente, ci farebbe un piacere. Benissimo, grazie, grazie Stefano. Vi chiediamo ancora qualche minuto di pazienza, che aspettiamo di partire puntuali, poi ci siamo. Buonasera a tutti i colleghi che si stanno connettendo adesso, vedo che i numeri stanno un po' aumentando. Benvenuti a tutti, ripeto che aspettiamo ancora qualche minuto per partire puntuali e aspettare quelli che si connettono all'ultimo secondo. Buonasera a tutti, direi aspettiamo ancora un 5 minuti, così magari diamo il tempo anche a chi è appena arrivato, così di collegarsi e poi partiamo.
Buonasera a tutti i colleghi che si stanno connettendo. Sto guardando che il numero sta aumentando. Aspettiamo ora qualche minuto in modo da aspettare se c'è qualche ritardatario, proprio 2 o 3 minuti, e poi cominciamo con la presentazione. Bene, dai, aspettiamo ancora un paio di minuti, dopo si parte veramente. Ottimo. Ancora un attimo che aspettiamo il ritardatario che è arrivato tardi dal lavoro.
Dai, vedo che il numero sta crescendo, perciò dai, ancora un 2-3 minuti, magari qualche altro collega si può collegare per assistere a questo webinar. Dai, diciamo che possiamo iniziare. Mi presento, prima cosa buonasera a tutti, sono Bruno Minervini, faccio parte del consiglio della Commissione d'Albo di Bergamo, mi occupo principalmente della libera professione. Questa sera vi proponiamo un webinar in collaborazione con la Commissione d'Albo di Brescia, parleremo di instabilità di spalla e vi assicuro che i relatori sono di alto livello. Passo la parola ora alla collega Francesca Pellegrini, che è vicepresidente della Commissione d'Albo di Brescia, che presenterà i relatori e la serata. Ciao Francesca, vai. Ciao Bruno, grazie mille. Buonasera a tutti. Sono molto felice anch'io di questa serata e della collaborazione tra la nostra CDA di Brescia e la vostra CDA di Bergamo e di essere riusciti a organizzare questa serata e spero che sia solo la prima di molte altre. Stasera do il benvenuto oltre ai colleghi delle nostre due città, anche ai ragazzi del terzo anno, sia dell'Università degli Studi di Brescia che di Milano. E spero che, oltre che per noi colleghi, anche per i ragazzi che stanno ancora studiando, possa essere una serata diciamo, di interesse per approfondire tematiche appunto della nostra professione. Mi scuso anticipatamente nel caso ci sarà qualche errore tecnico, poiché è la prima volta che usiamo questa piattaforma. E detto ciò, non mi dilungo oltre e passerei a presentarvi i relatori di stasera. Quindi diamo il benvenuto al dottor Vinci, al dottor Salomon e al dottor Inglese. Buonasera a tutti. Buonasera. 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 Allora, il nostro primo relatore è il dottor Vinci, ortopedico, che ha lavorato presso la divisione di ortopedia dell'ospedale di Vicenza e si è interessato particolarmente da subito alla chirurgia di spalla. Nel 2004 ha poi aperto con il professor Castagna la sezione di chirurgia di spalla presso le cliniche Humanitas Gavazzini di Bergamo e attualmente dirige l'unità funzionale di chirurgia di spalla e gomito della Casa di Cura San Francesco, sempre a Bergamo. Il dottor Vinci sarà il nostro primo relatore e ci parlerà per primo dell'approccio chirurgico appunto al tema della serata, ovvero all'instabilità di spalla. In seguito do il benvenuto al dottor Salomon, che è un collega. Ciao Francesca e buonasera a tutti. Dottor Salomon, appunto, un fisioterapista, un collega libero professionista che lavora a Trento, che ha conseguito quest'anno la laurea magistrale in scienze riabilitative delle professioni sanitarie ed è specializzato in terapia manuale ortopedica, avendo conseguito anche il master di primo livello presso l'Università di Genova, al campus di Savona.
da sempre si occupa della gestione di patologie muscoloscheletriche, in particolare del distretto della spalla. Attualmente è docente a contratto presso il master di primo livello, sempre in fisioterapia muscoloscheletrica, presso l'Università di Roma, Tor Vergata, ed è anche membro del direttivo del gruppo di terapia manuale. Il dottor Salomone è il nostro secondo relatore e ci parlerà invece del ruolo del fisioterapista dopo un intervento chirurgico di spalla. Do infine il benvenuto, per ultimo ma non meno importante, al nostro terzo relatore, il dottor Inglese. Buonasera. Buonasera. Anche il dottor Inglese è un collega fisioterapista, inoltre laureato in scienze motorie e osteopata. È docente al master universitario post specializzazione in chirurgia e biomeccanica dell'arto superiore presso l'Università di Bologna e anche docente al master in fisioterapia sportiva presso l'Università di Pisa. Lavora a Forlì presso lo studio del dottor Porcellini. Il dottor Inglese invece ci parlerà del trattamento conservativo dell'instabilità di spalla. Detto ciò, volevo solo ricordare a chi ci sta seguendo giusto un paio di regole, ovvero le domande possono essere poste in qualsiasi momento nella chat di YouTube, dovreste trovarla di solito in alto a destra, oppure per chi sta usando il cellulare potrebbe essere posizionata in basso. Quindi le domande potete farle quando volete in questa chat, verranno poi poste da me al relatore alla fine della sua presentazione. Detto ciò, direi che non mi dilungo oltre e passerei la parola al primo relatore, al dottor Vinci, che inizierà a trattare l'argomento della serata. Buonasera a tutti, ringrazio gli organizzatori dell'invito su una tematica che è un argomento veramente complesso ma affascinante al tempo stesso. Farò una veloce, diciamo così, panoramica di quella che è la problematica dell'instabilità, che è una condizione nota da millenni, vediamo qui per esempio già Achille e Patroclo ancora in epoca greca, affrontata con innumerevoli metodiche sia chirurgiche che conservative, ma risultati spesso imperfetti. Tutto quanto è dovuto al fatto che il complesso della spalla, il complesso articolare della spalla è il complesso che ha la mobilità più ampia su tutti i piani, lo sappiamo benissimo, e questo non prevede soltanto l'interessamento dell'articolazione glenomerale vera e propria, ma come si vede bene in questo filmato dall'alto, di tutte e quattro le articolazioni, qualcuno dice cinque perché considera anche la subacromiale, che compongono quello che è il complesso articolare della spalla. E andiamo a vederlo velocemente un pochino più in dettaglio. Partiamo dall'articolazione esterno-claveare, che spesso viene dimenticata, che è molto importante perché è l'unica a connettersi con lo scheletro assile. Infatti la clavicola, che si connette medialmente con lo sterno e lateralmente con l'acromio claveare, e serve anche e soprattutto a tenere il complesso articolare della spalla distante dal centro del corpo. E l'articolazione acromio claveare ha una capsula che è rinforzata superiormente dal legamento acromio clavicolare e legamenti coraco-claveari, oltre ad avere i legamenti conoide e trapezoide. E l'articolazione scapolo-toracica in realtà è un'articolazione falsa, nel senso che non è un'articolazione anatomica, ma è un piano di scorrimento in cui vengono coinvolti diversi muscoli come il trapezio, l'elevatore della scapola, il dentato anteriore e i romboidi. Poi abbiamo l'articolazione glenomerale vera e propria, che è un'enartrosi multiassiale perché non ha un centro di rotazione stabile, ma ha un centro di rotazione che è variabile istante per istante, caratterizzata da un rapporto articolare tra testa e glena notevolmente pari che paga la sua ampia mobilità con una scarsa stabilità. Infatti l'instabilità di spalla è considerata l'incapacità di mantenere la testa omerale centrata contro la cavità glenoidea. Qui vedete un esempio in basso a sinistra di una lussazione e a destra un quadro invece di una lassità, un quadro artroscopico, ma forse vediamo meglio. La stabilità dell'articolazione glenomerale è dovuta principalmente a due grossi gruppi di fattori, fattori statici e fattori dinamici. I fattori statici comprendono la congruenza articolare, versione articolare, il cece, l'intervallo di trattore, la capsula e i legamenti, e i fattori dinamici, altrettanto comunque importanti. L'equilibrio tra questi due mi dà la stabilità. Andiamo a vederli un attimo nel dettaglio. La glenoide è inclinata di 3 gradi verso l'alto in rapporto al piano trasverso, come vedete in questa figura, e 20 gradi in avanti, cioè antiversa, in rapporto al piano sagittale. E questo è molto importante perché è ruotata anche anteriormente i 30 gradi sulla parete toracica. La superficie glenoidea è modellata come una virgola e ha un'area superiore più ristretta e un'area inferiore più ampia,
con un diametro verticale di 35 mm, un diametro orizzontale di 25 mm, che viene invece paragonata alla testa omerale, che è più larga, con dimensioni rispettivamente di 48 e 45 mm. Il rapporto tra questi due diametri mi dà quello che è l'indice Glenn omerale, che è molto importante dal punto di vista. Poi abbiamo la versione omerale, cioè la differenza che c'è nell'angolo tra, per esempio, l'asse della diafisi dell'omero e l'asse della testa, che è intorno ai 130-140 gradi, è variabile individuo per individuo, e l'orientamento della testa omerale rispetto all'asse transcondilico, che è retroverso in media di 30 gradi. Il cercine glenoideo contribuisce alla stabilità dell'articolazione attraverso tre meccanismi: è proprio un vero e proprio bordo, quindi rialzato, aumenta la concavità della fossa e aumenta anche, questo è intuitivo, l'area di superficie di contatto per la testa omerale. Poi abbiamo le strutture capsulo-legamentose che, a differenza di altre articolazioni, specialmente nel caso del ginocchio con i crociati, in questo caso non sono direttamente collegati tra una superficie ossea e l'altra, ma sono degli spessimenti della capsula articolare. Abbiamo il legamento glenoomerale superiore, il legamento glenoomerale medio e il complesso del legamento glenoomerale inferiore, che infatti è costituito da una banda posteriore, una banda anteriore e in mezzo c'è quella che noi chiamiamo una tasca ascellare. E andiamo a vederli un attimo da vicino. Legamento superiore e coraco omerale costituiscono quella regione che viene normalmente chiamata intervallo dei rotatori, che possiamo vedere qui più in dettaglio, tra il bordo anteriore del sovraspinato e il bordo superiore del sottoscapolare. E questo complesso articolare limita l'escursione in flessione ed extrarotazione. Il legamento glenoomerale medio è il più variabile, è assente in determinati casi e molte volte è ipoplasico. Questo, come potete vedere, limita la traslazione anteriore della testa omerale quando il braccio è abdotto in rotazione esterna e la traslazione inferiore invece quando il braccio è adotto al fianco. Il legamento glenoomerale inferiore, abbiamo detto, è un complesso che ha tre componenti: una banda anteriore, che è la più spessa, una banda posteriore è interposta a questa borsa ascellare. Questo è molto interessante il comportamento, perché in abduzione sposta in basso la testa e diventa simile a una maca, e la rotazione interna sposta posteriormente rispetto alla testa omerale, quindi limita la traslazione posteriore, mentre in rotazione esterna limita la traslazione anteriore. Tra i fattori dinamici, sicuramente il più importante possiamo considerarla la cuffia dei rotatori, perché, come si può vedere bene anche da questa immagine, i muscoli agiscono anche come dei legamenti attivi che comprimono la superficie articolare, la testa omerale contro la glena, e assicurano il contatto della testa omerale contro la glenoide. E la degenerazione della cuffia può creare un'alterazione di questo equilibrio, e quindi i programmi di rinforzo della cuffia dei rotatori possono fornire una stabilizzazione ulteriore mediante l'aumento sia del tono ma anche della contrazione muscolare, soprattutto nei movimenti oltre il capo. La diretta correlazione tra la cuffia dei rotatori e la stabilità dell'articolazione ce l'abbiamo come dimostrazione nelle casi di lussazione post-traumatica, che possono causare una lesione della cuffia soprattutto in pazienti sopra i 40 anni. Questa è una cosa già nota da parecchio tempo. Un altro fattore dinamico è la pressione intraarticolare negativa, perché ovviamente l'articolazione è un compartimento chiuso, circondato dalla capsula articolare, ed ha una pressione negativa con un effetto di suzione, e qualunque condizione che mi possa diminuire questo effetto, tipo una lesione della capsula, mi diminuisce la stabilità. Importantissimi poi i muscoli scapolari e il ritmo scapolo-omerale. Abbiamo già visto l'elevatore della scapola, trapezio, piccolo pettorale e gran dentato, e la loro azione centra la glenoide in maniera sempre ottimale nei confronti della testa omerale, indipendentemente dalla posizione che ha la scapola nello spazio. E è noto da tempo il ruolo fondamentale del gran dentato. Qui vedete una paralisi del nervo toracico lungo, che mi dà una paralisi del gran dentato, e questo mi può causare una insufficienza nella stabilità della scapola. Poi non dimentichiamo, e questo voi lo sapete molto meglio di me, il ruolo che riveste la propriocezione, sia nella
dare informazioni sulla posizione statica che su anche il movimento degli arti, e quindi ha un ruolo fondamentale nella dinamica dell'instabilità di spalla, e questo penso che i vostri colleghi dopo stressino. Molto interessante questo lavoro di poco più di 20 anni fa, che ha dimostrato che nelle spalle normali non c'è una differenza tra l'arto dominante e quello dominante, mentre nelle spalle instabili c'è un significativo decremento della propriocezione, che però viene riportata alla normalità dopo un intervento chirurgico. L'equilibrio quindi tra fattori statici e dinamici è molto delicato, e la perdita di questo equilibrio può causare quella che è l'instabilità. Importante sapere e ricordare che instabilità e iperlassità non sono sinonimi. L'instabilità è una condizione clinica in cui l'indesiderata traslazione della testa sulla glena compromette la funzione e il comfort della spalla, e quindi mi porta a dolore. La lassità, qui vedete quella del gomito, per esempio, è un soggetto iperlasso, sul gomito si nota molto bene, invece è la possibilità della testa di essere passivamente traslata sulla glena, ma non compromette né la funzione né il comfort, e infatti ha uno spostamento non doloroso. Sulla lassità, però, in determinati casi come sport di lancio, nuoto, lavori particolarmente pesanti, possiamo avere dei microtraumi, e quindi la spalla lassa diventa una spalla instabile, che allora è sintomatica, può avere delle lesioni strutturali associate, e il trattamento è potenzialmente chirurgico. Già da queste prime accenni potete capire che l'instabilità glenomerale è una galassia, per non dire un universo. Tant'è vero che le classificazioni sono molte, basate sulla direzione, sul timing, sul grado, se è completa o meno, e sull'eziologia, con le due classi più note, che sono quella traumatica unidirezionale e la traumatica multidirezionale. Gerber in realtà nel 97 è riuscito a metterle insieme un pochino tutte quante, e stressando, mettendo dentro anche la lussazione volontaria, come in questo caso si vede veramente bene. Non so se si sente l'audio che va a comando. Ecco. Però tra le classificazioni, tra quella traumatica unidirezionale e la traumatica multidirezionale, che è più riabilitativa, diciamo così, sicuramente lo spazio è ampio, quindi deve esserci qualcos'altro, e è stato descritto dalla scuola del professor Castagna le instabilità minori, cosiddette, o spalla dolorosa microinstabile, che è una spalla che ha un dolore profondo, spesso anterolaterale, qualche volta irradiato al braccio, e qualche volta c'è anche uno scatto articolare, e può mimare dei test di cuffia superiore positivi. Quindi abbiamo altre due categorie di spalle, quindi dolorose microinstabili, che sono la IOS, che è un'instabilità acquisita da overstress, e la AMSI, che invece è proprio la vera e propria instabilità minore a traumatica. La IOS non è solo la spalla del lanciatore, qua vediamo alcuni esempi di sport overhead, come il giavellotto, il lanciatore baseball o la pallavolo, ma anche di alcune attività lavorative che prevedono un'intensa attività, soprattutto in extrarotazione e abduzione. E cosa succede? Che in extrarotazione e abduzione questa può portare a uno stress sull'ancora bicipitale superiore e posteriore e sul labbro glenoideo posteriore, il cosiddetto fenomeno di peelback, che mi dà una slap postero superiore che mima una pseudolassità anteriore. Il discorso è abbastanza complicato, vi do un accenno tanto perché abbiate un'idea. E si ha praticamente una perdita di efficacia della capsula anteriore che mi dà questa instabilità anteriore senza avere una vera e propria lussazione, con un'iperrotazione esterna e un deficit della rotazione interna, quelli che gli americani chiamano GIRD, glenohumeral internal rotation deficit. Mentre l'AMSI è una condizione non ben definita, poco nota, e spesso viene confusa con la AMBRI, ma in realtà è una cosa completamente diversa, non è la stessa patologia. Non sono pazienti lassi, con la lassità derivante anche dai microtraumi, e il dolore insorge di solito dopo un periodo di inattività, è spesso ribelle alle terapie conservative ed è dovuto al fatto che l'immobilizzazione o il cambio di attività mi dà un deficit del tono muscolare con un'alterata propriocezione. Questo interrompe quella che è la normale equilibrio della spalla e dà una spalla dolorosa e instabile. Da un punto di vista anatomopatologico caratterizza per un aumento del volume capsulare. Queste sono delle immagini artroscopiche, quella di sinistra è vista da dietro, è una spalla a sinistra, sotto abbiamo la scapola, sopra l'omero, il capolungo del bicipite con il cordoncino bianco che vedete, e c'è molto spazio tra
il capolungo del bicipite e la formazione che è sulla destra, che è la cuffia dei rotatori. L'immagine di destra fa vedere più o meno la stessa cosa. Questo è da non confondere con un'altra spalla dolorosa che mima una spalla dolorosa instabile, però non ha instabilità e ha una lesione del cercine antero superiore, e questa è essenzialmente chirurgica, in cui si va a riparare il danno che è quasi sempre traumatico. Per cui, davanti a pazienti giovani che hanno una spalla dolorosa con un'anamnesi negativa per instabilità post-traumatica, con sintomi sfumati di cuffia, bisogna pensare a una spalla dolorosa microinstabile o instabilità minore. Torniamo all'argomento principale. Allora, la diagnosi si fa con l'anamnesi, se c'è stato un trauma o meno, l'esame clinico, che è fondamentale, e a questo seguono delle indagini strumentali. La radiografia, che serve per la diagnosi, mentre le indagini di secondo livello, come l'artrotacco o l'artrorisonanza, per dare un indirizzo sul trattamento. Le radiografie sono fondamentali anche perché fanno vedere le eventuali lesioni associate, come vedete frattura del trochite, boni Bankart o vere e proprie fratture di Glena, e la lesione di Sachs sulla testa omerale. La risonanza magnetica dà delle immagini molto buone del labbro glenoideo, delle strutture intraarticolari, mentre l'artrotac mi dà un'informazione anche sul volume capsulare. In realtà l'altra risonanza le fa entrambe, per cui noi per scuola di solito in questi casi andiamo a prescrivere un'altra risonanza. Però l'esame clinico resta fondamentale, tant'è vero che è stato dimostrato ancora quasi 25 anni fa che sia la risonanza che l'esame obiettivo hanno un'altissima specificità per questa problematica, ma la sensibilità è nettamente più a favore dell'esame obiettivo, che quindi resta il cardine. Infatti l'esame strumentale ci aiuta a capire non se la spalla è instabile, ma come è instabile, e questo condiziona poi il trattamento, perché il trattamento va a correggere quello che è il danno anatomopatologico, e quindi una corretta diagnosi di questo danno è essenziale. È cambiato moltissimo il trattamento. In passato la patologia era una sola, la lusazione abituale, invece abbiamo già visto fino adesso cosa comporta al giorno d'oggi. Il danno anatomopatologico era sempre la lesione del labbro e il trattamento era un trattamento univoco. Adesso invece possiamo parlare di sindromi da instabilità, perché sono molto più complesse, con danni a vari livelli, cercine, capsule e osso, e quindi gli interventi sono diversi tra di loro. Velocemente vi do, perché altrimenti non capite cosa andiamo a fare, alcune immagini di danni, lesioni labrali, lesione labrale anteriore, che sono... La lesione più comune è quella di Bankart, poi altre varianti, Alps e Perthes, la lesione superiore che è la SLAP, che è un acronimo che sapete tutti, vuol dire Superior Labrum Anterior to Posterior Lesion, ed è una lesione che è stata descritta per primo da Snyder nel 92, e una Bankart posteriore. Le lesioni ossee vanno dalla Bankart ossea, che vediamo qui, a una vera e propria frattura di Glena, la lesione di Sachs, che è quell'incisione posteriore della testa omerale causata dall'impatto della testa sul bordo anteriore della glenoide in caso di lussazione anteriore, e la McLaughlin, che è la Bankart posteriore in caso di Bankart inversa, pardon, in caso di lussazione posteriore. Le lesioni capsulo-ligamentose a carico dei vari legamenti, oppure un distacco della capsula dal versante omerale, che quando è anteriore viene chiamata Eagle, e posteriore la P-Eagle o Regle. Eagle sta per humeral avulsion cranio-humeral ligaments. Comunque vai. In passato, quindi, il trattamento doveva eliminare il rischio di recidiva anche a costo di ridurre l'articolarità, mentre nel presente non solo va eliminato il rischio di recidiva, però non va limitata l'articolarità e soprattutto deve permettere un normale ritorno alle attività sportive e lavorative senza dolore. Quindi i trattamenti chirurgici, per rivenire esattamente al tema che mi era stato affidato, sono divisibili fondamentalmente in due grandi categorie, quelli a cielo aperto, open, e quelli artroscopici. Tra quelli a cielo aperto, alcuni, quelli in bianco, non sono più nemmeno lontanamente proponibili, mentre tra quelli artroscopici c'è stata anche lì un'evoluzione, per cui si è passato da determinate tecniche a avere praticamente quasi solo le ancore e le plicature. L'intervento di Bankart a cielo aperto consiste nel reinserire il cercine glenoideo nella sua sede attraverso dei punti transossei o con delle ancore,
mentre la capsuloplastica va a diminuire il volume della capsula articolare con varie tecniche, quindi vabbè, le incisioni possono essere di vario tipo, ognuna prende poi, c'è quella di Nia, quella di Job, a seconda dei vari autori che hanno fatto queste varianti. Invece le tecniche open anatomiche come la putty plate e la Magnusson Stack davano notevole perdite di articolarità e causavano anche altre problematiche poi successivamente, per cui sono assolutamente da evitare al giorno d'oggi, mentre con la tecnica open anatomica che è la Bristol la Target, è quella che va ancora usata moltissimo. Vedevo queste immagini alla cortesia della Società Italiana di Chirurgia di Spalle e Gomito e si vede la Latarget, che è una tecnica che prevede il distacco dell'apice della coracoide col tendine congiunto inserito, che viene posizionata sulla superficie anteriore della glenoide e fissata con una o due viti. Questa ha gli effetti di aumentare la superficie ossea, il tendine congiunto, come vedete qui, dà un effetto di contenzione quando il braccio viene addotto extraruotato e una ritensione della parte inferiore del sottoscapolare, del terzo inferiore del sottoscapolare. Si può anche fare una struttura della capsula e ha un basso tasso di recidiva con minima diminuzione del range of motion. Le indicazioni le vedremo più avanti, mentre per quello che riguarda il trattamento artroscopico, vabbè, noi lo facciamo in decubito laterale per una questione di scuola e di praticità, si può fare anche in decubito semiseduto, e prevede un completo protocollo diagnostico prima dal portale posteriore, poi dal portale anteriore, quindi ha un vantaggio che riesce a vedere tutto, viene mobilizzato il cercine e preparata la lesione labrale anteriore, questo è lo schema originale di Snyder, che è quello che ha inventato le tecniche, e si ripara il cercine antero-inferiore, dopo lo vedremo un pochino più in dettaglio, si può riparare lesioni associate come una lesione di slap, una lesione tipo slap. Ecco, questi sono i vari passaggi delle slap, e riparare anche il cercine posteriore contemporaneamente. Quindi qualunque sia la... non parte il video, eccolo. Questo è il video di un'artroscopia in una spalla instabile molto molto particolare che ha tante varie lesioni. Allora, stiamo guardando la spalla da dietro, questa è la superficie glenoidea, quella sopra la testa dell'omero, quello è il labbro, o cercine che è staccato, quindi una lesione di Bankart, ci sono anche dei piccoli sfrangiamenti cartilaginei, quello che si intravedeva là dietro era il sottoscapolare ricoperto dal glenomerale medio, qui stiamo ancora facendo appunto il protocollo diagnostico dalla camera posteriore, questa è la testa omerale vista da dietro, e questa è la lesione di Sachs, che era molto ampia ma non engaging si chiama, cioè non andava a incastrarsi sul bordo anteriore della glena, ecco, però vedete era molto molto ampia, e ecco qui potete apprezzare, e questo si era lussato più volte e infatti i gradi sono diversi. Qui viene studiata la capsula articolare inferiore che era buona, il cercine posteriore viene visto, questa adesso eccolo qui che è un po' sfibrato, questa è la lesione tipo slap che vedremo meglio dopo. Adesso stiamo guardando dal portale anteriore, questo è il cercine posteriore o postero inferiore che era staccato, vedete la testa dell'omero che è spostata in avanti, adesso manualmente viene ridotta in quella che dovrebbe essere la sua posizione naturale, quindi era già sublussata appena andato. Si procede quindi a riparare questo invece è il danno anteriore visto sempre dalla camera anteriore, questo è il sottoscapolare con il recesso. Qui c'era il glenomerale medio molto ipoplasico. Allora abbiamo fatto una tecnica descritta da Wolf, che è la tecnica del remplissage, che è indicata quando c'è una lesione di Sachs molto ampia che però non va a essere engaging e prevede un'ancora noi usiamo un'ancora a tripla sutura, vuol dire sono tre coppie di fili che vengono passate attraverso la capsula articolare, poi abbiamo messo una piccola ancorina. Queste sono quelle di ultima generazione che non hanno nessun mezzo, che sono solo di filo, e abbiamo riparato il cercine posteriore. E già questo, vedete che la testa dell'omero è già un pochino traslata indietro. Si passa poi a riparare le cercine anteriore, antero-inferiore con un'ancora antero-inferiore.
è questo. Noi usiamo ancore a doppia sutura, come la maggior parte dei colleghi. Un'altra ancora viene messa superiormente, a ore 2, se prendiamo il quadrante come fosse un quadrante di un orologio, la glenoide, e vedete che adesso il cecine è completamente riaccollato. Poi qui c'è una lesione tipo slap tipo 3, perché le slap descritte originariamente da Snyder sono 4, in cui c'è una lesione tipo manico di secchio del menisco, che viene quindi regolarizzata e poi viene stabilizzata l'ancora bicipitale con un'altra ancora, corina, e alla fine vengono chiusi i punti che portano nella tenera in plissace, si prende la cuffia posteriore e va a riempire il difetto osseo, e alla fine vedete la testa dell'omero completamente centrata. Nel post-operatorio usiamo un tutore in modesta extrarotazione per 4 o 5 settimane, con una precoce mobilizzazione praticamente immediata di mano, polso e gomito, un'attiva assistita nel campo visivo alla rimozione del tutore, con la ripresa di alcune attività sportive 2 mesi e mezzo circa, e un completo ritorno all'attività 5-6 mesi. Questo in media poi va. I risultati del trattamento artroscopico inizialmente erano veramente poco incoraggianti, vedete i tassi di recidiva veramente alti, con anche mobilizzazioni dei mezzi di sintesi, però per fortuna con uno sviluppo sia delle tecniche che dei materiali si è arrivati a dei tassi di recidiva molto molto più bassi, e tant'è vero che Boileau, che sicuramente non è un amico dell'artroscopia, nel 2007 diceva che una stabilizzazione artroscopica mediante ancore era la tecnica più efficace per riparare una lesione di Bankart. Questo è un lavoro degli amici di Cattolica che conosciamo tutti molto bene, con Alex Castagna, in cui il tasso di recidiva era dell'8,1%, però questo è un tasso medio, guardate la differenza tra prima dei 22 anni di età, 17,1%, e poco più del 3% dopo i 22 anni, perché il fattore età è un fattore veramente importante nel risultato di questo tipo di interventi, ed è dovuto al fatto che il tessuto di riparazione nel giovane è molto più ricco di fibre elastiche, diciamo che è un pochino più immaturo e quindi è più soggetto a una recidiva. Però i risultati a lungo termine, questo è un lavoro a 13 anni, un lavoro recente del 2017, pubblicato dalla scuola di Monaco del professor Imhoff, in cui dice non solo che c'è un favorevole risultato con un basso tasso di recidiva, ma c'è anche un alto tasso di soddisfazione del paziente. Ma la recidiva è l'unica complicanza? In realtà no, basta vedere, soprattutto nel trattamento chirurgico a cielo aperto, quello che può succedere quando si mobilizzano i mezzi di sintesi e l'artrosi che può esserci a distanza, anche non troppo tempo. Infatti, questa review del 2013, pubblicata su questa rivista che è Journal of Shoulder and Elbow Surgery, che è la rivista ufficiale di tutte le più grandi società di chirurgia di spalla, da quella europea a quella nordamericana e giapponese e coreana, il tasso di complicanze dopo una Latarge era del 30%, è una review su 45 studi che coinvolgevano 1904 spalle, il 10% quasi artroscopiche, con tassi di complicanze che non era solo la recidiva, ma anche una perdita di rotazione esterna e lesioni del plesso brachiale dell'arteria ascellare, quindi qualunque intervento ha dei rischi. Questo lavoro, anche abbastanza recente, se della scuola di Torino dell'amico Filippo Castoldi, dimostra che addirittura la riparazione artroscopica con ancore migliora il ritorno allo sport, da una migliore rotazione esterna negli sport di lancio, e soprattutto la propriocezione è recuperata in modo molto meglio rispetto a una Latarge. Entrambe comunque, altro lavoro recente, sono sicure in ogni caso e riproducibili con basso tasso di recidiva nel trattamento dell'instabilità anteriore, anche in caso di una significativa lesione di Sachs, a patto che venga fatto quella tecnica del remplissage che avete visto prima. Quindi l'artroscopia ha i vantaggi che tutti conosciamo: da una valutazione articolare a 360 gradi, da un estetico minimo, questo può essere relativo, un minor dolore nel post-operatorio, un recupero più rapido nell'atleta, e il fatto di poter trattare anche altri tipi di lesioni è importante, perché potete vedere in questo lavoro quante sono quelle che si associano
a quella che è un danno da instabilità. In conclusione, quindi, l'artroscopia è una procedura affidabile, riproducibile, soprattutto se non ci sono ampie lesioni capsulari e deficit ossei importanti. La latargia, invece, dà sempre degli eccellenti risultati clinici quando c'è anche un ampio ISACS, deficit ossei glenoidei, ed è molto usata in caso di recidiva dopo l'artroscopia. Quindi, questo qui è un pochino lo schema che noi seguiamo, la maggior parte di noi segue. Quando non c'è un grosso difetto della glenoidea, si può sicuramente fare una riparazione artroscopica che viene associata a remplissage in caso di un danno importante della testa omerale, mentre se il deficit glenoideo è importante va fatta una latargie, è meglio fare una latargie con eventualmente associati degli innesti ossei a livello omerale. Per concludere quindi, il trattamento è un trattamento tailor made, non esiste un trattamento unico e assurdo, e bisogna considerare un po' tutto. L'età della prima lussazione, abbiamo visto che tanto più il soggetto è giovane, tanto più è a rischio di recidiva, e tanto più però va trattato prima. Quindi si discute addirittura adesso se passare direttamente già dal primo episodio di lussazione, però forse quello è un po' eccessivo. I risultati comunque dopo il secondo non sarebbe più da aspettare, perché è dimostrato con vari lavori che il deficit che si ha nei risultati degli interventi sono tanto maggiori quanto maggiore il numero di lussazioni che ci sono state. Il sesso maschile espone di più a recidiva, il numero di episodi che abbiamo detto, i deficit ossei e l'imaging che mi può dire che cosa fare. Però quello che è importante capire è che ognuno da solo non riesce a fare assolutamente nulla, così come è sempre stato noto anche nell'antichità. Per cui la chirurgia deve andare insieme a quello che è poi il recupero riabilitativo, perché è soltanto un lavoro di squadra vero e proprio che può portare a un risultato. Io vi ringrazio e spero di aver dato un buon interesse su questo difficile tema. Buona serata. Ringraziamo il dottor Vinci per la presentazione, molto interessante, anche le immagini e i video, davvero belli. E, dottore, c'è una domanda. Le chiedono se è consigliabile rispettare, o comunque ci sono delle indicazioni precise sulla tempistica, cioè su quanto aspettare per l'intervento chirurgico dalla prima lussazione traumatica. Beh, lì l'ho detto un attimo fa, tanto più giovane il paziente, tanto prima si deve intervenire. Quindi l'età è un fattore dirimente in questo caso. Poi dipende un po' dalle esigenze funzionali e anche dal fatto se ci sono o meno lesioni associate, ecco. Okay. Però più giovane uno, tanto prima si deve intervenire. Secondo me, oltre il secondo episodio, in un paziente sotto i 22-25 anni va fatto. Ok, benissimo, la ringraziamo. A voi. E allora, detto questo, direi che possiamo procedere con le presentazioni e procedere con il tema della serata, e invito il dottor Salomon. Eccomi qua, Francesca. Ciao Mattia. Vediamo se riesco a far partire la presentazione, dammi feedback se riuscite a vedere. Io la vedo già, quindi direi... Direi che possiamo partire. Io provo anche a far partire il mio timer, che mi avete detto che devo cercare di stare nei tempi giusti. Abbiamo un margine, non ti preoccupare. Okay. Innanzitutto colgo l'occasione per ringraziare tutti quanti i colleghi che ci stanno seguendo. Per me è un grandissimo piacere poter partecipare ed essere soprattutto in mezzo a due protagonisti e due esperti della spalla come il dottor Vinci e il collega inglese. Quindi spero vivamente di riuscire ad avere in questo tempo la stessa disinvoltura che ha avuto Fausto Coppi, che si sta sorseggiando il suo bellissimo caffè leggendo il giornale mentre va in bicicletta, nel parlare di un tema che a me è tanto caro e che è ancora, secondo me, argomento di grande discussione. Cercherò di parlare della riabilitazione post-chirurgica nell'instabilità di spalla, di quelle che sono le consuetudini in realtà e i fattori prognostici, cercando di partire da quelle che sono le tre domande principali che da fisioterapista, secondo me, io dovrei farmi quando mi trovo di fronte ad un paziente che ha un'instabilità di spalla e che è stato operato da un ortopedico.
E queste tre domande sono: cosa dovrei conoscere rispetto alla chirurgia di spalla? E qua spero ci sia un continuum con quanto ha detto il dottor Vinci. La seconda domanda è se la letteratura può aiutarmi a comprendere se ci sono delle differenze sostanziali o minori tra i diversi approcci chirurgici e soprattutto se c'è qualcosa di nuovo nella pratica clinica, soprattutto in virtù di quanto ci ha detto poc'anzi il dottore, che questa patologia ormai è conosciuta da millenni. L'importante però è che dobbiamo ricordarci che tutte le nostre ricerche, le risposte che noi cerchiamo, devono trovare risposta nei tre grandi pilastri del mondo della scienza medica. Da una parte la best research evidence, quindi l'evidenza basata sulle prove di efficacia, unita all'esperienza del clinico, ma unita anche a quelli che sono i valori del paziente. Quindi spero in questi 40 minuti di poter percorrere tutti questi tre ambiti. Dal punto di vista di un inquadramento generale, sebbene negli ultimi decenni siano aumentate in maniera esponenziale le nostre conoscenze riguardo alla patomeccanica dell'instabilità di spalla, ad oggi ancora abbiamo una preoccupante mancanza di protocolli riabilitativi il cui design sia sostenuto da prove di efficacia solide. Di fatto, se noi andiamo ad interrogare i database e a guardare i lavori condotti con metodologia sistematica e processi di meta-analisi, quale ad esempio il lavoro di Handel, famosissimo, della Cochrane Library, ad oggi non sembra essersi raggiunto un consenso su quale sia il miglior management della spalla instabile. E di fatto non sembra ancora disponibile un'opinione comune su quale debba essere la prima opzione di trattamento. La domanda lecita, e ce l'ha detto prima il dottor Vinci, è quindi: chirurgia o approccio conservativo? La cosa che sicuramente sappiamo è che la riabilitazione di successo della spalla instabile per noi rappresenta una sfida. Sicuramente alcuni dati sono confortanti nei confronti della chirurgia, specialmente per quelle prove di efficacia che sembrano a supporto di un intervento anche primario, eventualmente ad una prima recidiva, per quanto riguarda una popolazione giovane, adulta, tipicamente di sesso maschile, e che è assoldata, che è impegnata in attività fisiche ad alta richiesta. Se però andiamo a vedere in maniera approfondita questi lavori, solamente 4 studi in realtà sembrano darci risposte a favore della chirurgia, e quindi è giusto ed è lecito porsi alcuni interrogativi. Perché se è vero che la chirurgia ci aiuta in questa casistica particolare di pazienti, i due dati più importanti sono che ci aiuta ad abbattere in maniera significativa il rischio di recidiva per quanto riguarda l'instabilità ricorrente a lungo termine, ma che i miglioramenti sulla qualità della vita sarebbero esclusivamente a breve termine. Questo perché alcuni studi di tipo retrospettivo fino a 13-14 anni ci danno dei risultati contrastanti. Un Eclipse svedese, ad esempio, ci dice che la semplice progressione dell'età potrebbe essere una garanzia nel non avere un aumento del rischio di recidiva semplicemente perché passa il tempo. Viceversa, invece, più il tempo passa, sembrerebbero esserci dei risultati migliori a favore di chi si è sottoposto ad un intervento chirurgico, con addirittura eccellenti risultati dopo 10 anni, rispetto a chi invece è stato sottoposto ad un trattamento conservativo, di cui poi ci parlerà in maniera sicuramente approfondita il collega inglese. Se poi andiamo ancora di più a approfondire l'argomento, la gestione chirurgica rimane controversa per altri fattori. Uno studio interessante condotto su più di 66.000 procedure di intervento ci dice che i fattori sono collegati al paziente e in primis per quanto riguarda la presenza di un primo episodio ricorrente o cronico, sono correlati al tempo, stiamo parlando di un primo intervento o di un'eventuale revisione, e anche appunto al tipo di instabilità. Abbiamo visto prima col dottor Vinci la presenza di instabilità più di tipo strutturale piuttosto che non strutturale, ma anche legate ad esempio a fattori meramente correlati alla scelta chirurgica. Di fatto oggi gli RCT, che sono gli studi che maggiormente ci possono pesare l'efficacia di un trattamento rispetto ad un altro, non sembrano darci risposte conclusive se esiste ad oggi una procedura più efficace di un'altra.
Questo perché? Perché se non ci concentriamo sulla sintesi dei risultati e sulla generalità dei risultati, potremmo essere più a favore di un partito piuttosto che un altro. Le riparazioni di Bankart abbiamo visto dare dei risultati estremamente positivi fino a 13 anni di distanza, ma alla stessa maniera anche le procedure anatomiche della Bristol Atargé sembrano darci eccellenti risultati, soprattutto per quanto riguarda gli outcome funzionali a lungo termine e nel innalzare il ritorno, il tasso di ritorno allo sport, soprattutto tra gli atleti, con un importante aumento dei termini di prevenzione dalla ricorrenza e ottimi risultati da parte del percorso riabilitativo. Tuttavia, però, sono ancora dibattuti quali siano i reali tassi di ricorrenza, l'eventuale dolore residuo e l'eventuale progressione all'artropatia secondaria ad instabilità. E gli stessi dubbi li abbiamo anche nel momento in cui cerchiamo di mettere a paragone procedure di tipo artroscopico rispetto a procedure di tipo cielo aperto. Questo perché? Perché in realtà sembrerebbe esistere più un trend dettato da delle abitudini che porterebbero, secondo questo studio condotto in America su una assolutamente di rilievo rivista che è il Journal of Shoulder and Elbow Surgery, che ci direbbe quanto sia più facile che chi lussa una prima volta più frequentemente sarebbe sottoposto ad una chirurgia di tipo artroscopico con riparazione di banca, mentre invece sembrerebbe essere più probabile che i cosiddetti lussatori ricorrenti possano andare più facilmente incontro ad una procedura di tipo anatomico Bristol-Atargé o ad altri tipi di chirurgia che riguardano ad esempio l'ancora bicipitale di cui ci ha parlato prima il dottor Vinci. La strada del successo ce l'abbiamo garantita quindi per diversi fattori. Abbiamo visto con la presentazione del dottore prima che ci sono un sacco di fattori che sono correlati al chirurgo a livello preoperatorio e intraoperatorio, la presenza di perdita di quantità ossea, l'apprezzare l'eventuale lassità legamentosa e i pattern capsulari, l'utilizzo di ancore di suture rispettivamente a posizionamento e proprietà delle stesse, un eventuale over tightening e quindi l'eventuale possibilità di garantire poi non una spalla che abbia una mobilità completa, la capacità da parte del chirurgo di riconoscere patologie concomitanti e in generale la scelta della tecnica. Questo perché? Perché abbiamo visto prima che ci sono delle complicanze che non sono poi così poco frequenti, ma soprattutto perché ci potrebbero essere degli altri fattori che influenzano la scelta chirurgica. L'equipe di Castagna ha formulato l'ipotesi di un possibile gold standard rispetto alle scelte di procedura della riparazione artroscopica secondo di Bankart, ma questo consenso non sembra essere presente, ad esempio, in territorio tedesco. Inoltre, i due tipi di operazione e di procedura chirurgica sembrerebbe avere, come vediamo nel grafico di destra, delle curve di apprendimento che sono molto diverse e che iniziano a sovrapporsi solamente quando il chirurgo ha acquisito una certa competenza gestuale, senza dimenticare poi alcune ragioni che non troviamo pubblicate in studi italiani, semplicemente di costo efficacia. Abbiamo visto però che ci sono anche dei fattori che sono correlati al paziente, in particolare abbiamo visto l'età, ma anche l'etnia, l'eventuale presenza di una instabilità bilaterale, il periodo antecedente al primo evento di lussazione, l'eventuale storia pregressa di una prima lussazione seguita da trattamento conservativo e il rischio relativo che insorge nel momento in cui una persona sportiva pratica un'attività ad alto rischio di caduta, come potrebbe essere il calcio, il basket, piuttosto che il rugby. Abbiamo sicuramente poche basi, tante incertezze, ma quei pochi studi a favore della fisioterapia post chirurgia di spalla instabile ci danno sicuramente contezza di quanto sia il nostro ruolo importante e fondamentale. Questo perché un progetto multicentrico, lo studio Moon, ci dice che una riabilitazione
post-operatoria, post-chirurgica nella spalla instabile garantisce tra i 4 e gli 8 mesi un recupero significativo della mobilità attiva e passiva, superiore al 74% entro i primi 4 mesi nei pazienti, e un ritorno alla forza pari a circa l'80%, il 98% ad 8 mesi. Non solo, sappiamo anche che per le procedure, ad esempio, di chirurgia secondo la Target, tra i 6 e i 21 mesi, alla stessa maniera, i nostri pazienti recuperano circa il 95% della loro forza completa. È altresì importante considerare altri aspetti, quali sono, ad esempio, il ritorno al lavoro. Sappiamo che i pazienti che hanno un minor intervento dell'attività fisica, della fatica, avranno una prognosi maggiormente favorevole per quanto ritorna al lavoro se sottoposti a chirurgia e riabilitazione post-operatoria. E forse l'aspetto più importante è quello dei livelli di soddisfazione. Negli ultimi 5 anni il panorama di ricerca fisioterapica sta cercando di evidenziare la necessità di avere una maggiore accortezza nei riguardi di quello che sono i cosiddetti PROMS, ovvero sia gli outcome correlati al paziente, tra cui appunto i livelli di soddisfazione e i livelli della qualità della vita. Ed è interessante vedere nel grafico come a distanza di 24 mesi c'è un recupero significativo di diverse dimensioni che riguardano i livelli di soddisfazione per quanto riguarda l'attività relazionale, il coinvolgimento della famiglia, l'attività ricreativa, occupazionale, l'attività sessuale e in generale con un picco massimo, perché vediamo che viene raggiunto il bordo più estremo laterale del grafico di destra, per quello che riguarda la percezione della salute globale. È però interessante andare ad affrontare il problema dei protocolli. Sicuramente, soprattutto per i colleghi che lavorano nell'ambito pubblico, ma non da meno per chi riceve le indicazioni del chirurgo a seguire un paziente dopo chirurgia di spalla, i protocolli ad oggi rimangono un problema. Questo perché un interessante studio condotto nel 2018 ci dice che sono stati individuati fino a 30 protocolli differenti prodotti da 27 istituti ospedalieri diversi, di cui solamente 10 parlavano del ritorno allo sport, e abbiamo capito come la popolazione specie specifica dello sportivo abbia necessità di un algoritmo di ragionamento molto più sofisticato e delicato, e solamente il 3% parla del ritorno alla competizione. Di fatto i protocolli che sarebbero proposti sono estremamente variabili, rendendo i dati inconsistenti. Come potete vedere in questi grafici, in cui sono riportate ad esempio le percentuali di raccomandazione ad iniziare ad esempio degli esercizi di mobilità attiva piuttosto che di mobilità passiva, ai tempi corretti di introduzione dei esercizi di forza piuttosto che di mobilità, con le relative deviazioni standard, questi grafici evidenziano una estrema eterogenicità degli approcci fisioterapici, tant'è che alla massima summa di questo lavoro sembrerebbe che l'immobilizzazione in un brace sia proposta per una media di 5 settimane, ma con un range variabile di più o meno 2 settimane, che il range of motion venga introdotto mediamente in fase, per quanto riguarda quello passivo, a 9 settimane, con una variabilità di 3 settimane. Questo vuol dire che un paziente potrebbe iniziare, secondo alcuni protocolli, una mobilizzazione attiva a 6 settimane, quindi di fatto a 2 settimane solo dalla rimozione del tutore, alcuni invece a più di 12 settimane di distanza. 12 settimane sono praticamente 3 mesi. E in più, con gli stessi dati, la stessa identica cosa per quello che riguarda la mobilità attiva. Di fatto i tempi e lo start dell'esercizio sono assolutamente confusionari, e queste discrepanze possono creare sicuramente confusione non solamente per il fisioterapista, ma anche per il paziente stesso. Qualcuno ha provato a darci delle risposte, ma solamente per quanto riguarda le lussazioni traumatiche anteriori inferiori, provando a darci delle linee guida. Attenzione, le linee guida sappiamo che sono delle raccomandazioni, ergo gli stessi autori ci dicono utilizzatele come un principio guida, ma cercate di essere più pragmatici e personalizzanti nel
costruire il vostro percorso di cura riabilitazione. Ho apprezzato tantissimo una delle ultime slide del dottor Vinci, quando ha parlato di un intervento tailored, quindi cucito addosso al paziente. Questo perché? Perché se è scontato che nel recupero di una spalla instabile operata chirurgicamente sia necessario e appropriato integrare tecniche che mirino al recupero del range of motion, della forza e della stabilizzazione in generale del sincizio della spalla, ad oggi sembra essere quantomeno riduttivo utilizzare la proposta di protocolli che si basino esclusivamente su un termine temporale, le classiche 0-6 settimane, 6-12 settimane. Questo perché? Perché se è vero che è fondamentale rispettare i tempi di guarigione che ci detta il chirurgo, ci sono delle capacità di acquisizione di competenze da parte del paziente che non possono essere assoggettate esclusivamente ad un principio temporale. Cosa è però fondamentale che sappiamo? È essenziale che il fisioterapista comunichi con il chirurgo per sapere, per conoscere qual è l'estensione di tutti i danni presenti ed eventualmente associati nella spalla che è stata operata. È altrettanto fondamentale che si sappia quali sono state le riparazioni anatomiche che sono state fatte e di conseguenza sapere quali sono le strutture che devono essere inizialmente protette e tensionate, riabilitate in maniera selettiva secondo specifiche direzioni di movimento, in modo tale che quelle che hanno necessità di essere maggiormente protette possono guarire con un'adeguata protezione e con più bassi livelli di stress. Dall'altra parte sappiamo che una applicazione graduale dello stress è uno stimolo per la proliferazione fibroblastica, la differenziazione, ma anche che un eccessivo stress, inteso in termini di intensità e di tempo e di frequenza, potrebbe rendere questo tessuto inadatto a adeguarsi ai futuri stimoli. Ecco che allora il fisioterapista deve essere estremamente bravo e attento nell'applicare tecniche che possano impartire al complesso glenomerale, scapolomerale, diversi livelli di stress per favorire la guarigione e l'adattamento dei tessuti. Non da meno, dobbiamo conoscere dagli studi istologici e biomeccanici che, ad esempio, la forza tensile della riparazione anteriore non può essere indotta ad alta attività di carico prima delle 12 settimane e che comunque, indipendentemente dal periodo di immobilizzazione, è fondamentale ottenere un full ROM attivo e passivo a livello proprio, alcuni autori lo definiscono, vitale. La cosa forse che ci delude maggiormente è però sapere che ad oggi in letteratura riusciamo a trovare solamente esperienze autoreferenziali da parte degli autori per quanto riguarda i concetti e le proposte di riabilitazione anche post-chirurgiche. Credo che ce ne parlerà il collega inglese, tutti sicuramente conosceremo alcuni esercizi di reclutamento nelle prima, seconda settimana una volta rimosso il tutore, piuttosto che alcuni esercizi di wall slide, di propriocezione con superfici instabili da introdurre più avanti, altri esercizi con elastici, piuttosto che il biofeedback tramite strumenti elettromedicali, l'utilizzo di pesi, ma ancora esercizi a catena cinetica chiusa piuttosto che a catena cinetica aperta e l'introduzione di tecniche di stretching, soprattutto per quanto riguarda l'atleta, in una fase che si avvicina di più al recupero della forza e al recupero del gesto sportivo. Ed è proprio dello sportivo che mi preme parlare, perché il management chirurgico e il successivo approccio riabilitativo ci dicono che ci stanno dando risultati rincuoranti per quanto riguarda sia l'abbattimento del rischio di recidiva e per il ritorno al gesto sportivo e alla competizione, perché la chirurgia e la successiva riabilitazione sono in grado di ridurre il dolore, sono in grado di migliorare la funzione, sono in grado di ridurre i tempi di recupero, soprattutto sulla base di crescenti indicazioni e sviluppi delle tecniche chirurgiche. D'altra parte però dobbiamo essere consapevoli, ad esempio, che per quanto riguarda il return to sport sembrano esistere delle differenze tra i due approcci chirurgici maggiormente utilizzati, perché se è vero che ad esempio la riparazione di Bankart ci permette un più alto tasso di ritorno allo sport,
le procedure di Bristol Atargé invece sembrerebbero dare un aumento, una probabilità di ritorno allo sport più veloce, ma le due cose sono assolutamente differenti e non sovrapponibili. Il ritorno allo sport è sicuramente un argomento delicato, perché è fondamentale che il chirurgo, la sua equipe e soprattutto il fisioterapista siano estremamente cauti nel capire quando indicare un tipo di percorso piuttosto che un altro. Questo perché? Perché in generale il gesto sportivo, e soprattutto la maggior parte dei gesti sportivi che coinvolgono gesti overhead, comportano dei cambiamenti subdoli nella velocità dell'utilizzo di tutta la muscolatura della spalla e dei cambiamenti altrettanto subdoli nell'accuratezza del gesto, e quindi potrebbero coinvolgere dei meccanismi più sofisticati, quali ad esempio il controllo del centro di rotazione istantaneo dell'omero rispetto alla glena da parte della cuffia dei rotatori. Ecco che quindi una richiesta funzionale estremamente alta aumenta in maniera inversamente proporzionale la probabilità del ritorno allo sport. Gli autori si sono sicuramente sbizzarriti nel provare a proporre algoritmi decisionali. Qui ne cito alcune: Donway 2016, Dickes nel 2017 e Colgate Stone un pochettino prima, nel 2015. Quello però che mi piacerebbe che rimanesse ai colleghi è che innanzitutto è fondamentale che nell'algoritmo di scelta sia innanzitutto considerato se l'atleta che abbiamo di fronte andrà a rivolgersi nuovamente ad uno sport che induce a possibili contatti o collisioni rispetto a sport di non contatto. Pensiamo un rugbista rispetto ad esempio ad un nuotatore. È altrettanto importante valutare se l'atleta viene operato o seguito conservativamente in un periodo che è durante la stagione o nella fase di preparazione o fuori dalla stagione. E in un caso ancora più specifico rispetto proprio alla particolarità del gesto sportivo, riconoscere se siamo di fronte ad un atleta che ha la necessità di sviluppare un gesto che ha a che fare con il lancio piuttosto che no. Ecco che allora in generale la profilazione dell'atleta diventa veramente un abito cucito addosso nella scelta dell'intervento più opportuno. Mi piace però aggiungere un elemento rispetto a quello che ha detto il dottor Vinci. Myers già nel 2006 ci diceva che è vero che gli stabilizzatori passivi e gli stabilizzatori attivi devono agire in sinergia per garantire mobilità e stabilità, e che questi due mondi sono estremamente delicati nelle loro interazioni, ma questi due macromondi non potrebbero funzionare senza l'integrazione di un terzo elemento, e questo terzo elemento è il controllo neuromotorio, e quindi gioca un ruolo fondamentale il nostro sistema nervoso centrale. Questo perché? Perché nel meccanismo dell'instabilità in generale, il dolore, la fatica e una lesione portano sicuramente ad un coinvolgimento dei protagonisti della stabilità, che sono i meccanocettori. Sono stati approfonditi negli anni numerosi argomenti per quanto riguardano la funzione dei meccanocettori. Conosciamo da più di 30 anni l'importanza dei processi di inibizione da parte degli alfa motoneuroni e quindi il riflesso, la contrazione riflessa. Ma quello che è più importante è sicuramente il ruolo di eccitabilità dei gamma motoneuroni. Gamma motoneuroni che sono importanti della sensibilizzazione dei fusi neuromuscolari e degli aggiustamenti della stiffness muscolare, e più in generale di quella che noi chiamiamo comunemente la propriocezione. La propriocezione è solo una parte di tutti quelli che sono i cosiddetti circuiti del controllo motorio supraspinale, e si traduce generalmente in un output diretto di nuovo a livello spinale, ma anche in acquisizioni che siano dipendenti dal tempo, dall'esperienza, da processi, da componenti di processamento, da processi di integrazione centrale, che si riversano poi sul controllo motorio finale. Controllo motorio finale che viene rappresentato dalla mobilità dell'articolazione, dal senso di posizione articolare, dal senso di resistenza e dalla kinestesia. Ecco che allora a livello periferico giocano veramente un ruolo centrale i meccanocettori,
e studi recenti ci dicono che i meccanocettori sono un po' dappertutto all'interno della nostra spalla, a tal punto che saremmo in grado di riconoscere alcuni tipi di recettori che sono presenti nella zona pericordellabrum e che sarebbero più sensibili e più rispondenti a stimoli tipo compressivo, con delle risposte a lento adattamento, mentre invece all'interno della capsula ci sarebbero invece altri tipi di recettori che sarebbero più sensibili a stimoli tipo meccanico prolungato, ma con una risposta di adattamento rapido. Non possiamo quindi pensare che nel momento in cui il nostro chirurgo deve necessariamente intaccare queste strutture, perché le deve suturare, perché le deve stringere, perché le deve ripristinare, che non ci sia in qualche maniera un depauperamento di questi meccanocettori. E anche se questo studio è stato condotto solamente su pochissimi pazienti, quindi la sua possibilità di generalizzare, fare inferenza sicuramente inferiore a quello di una revisione sistematica con meta-analisi, ad oggi dobbiamo preoccuparci di quello che è un altro aspetto estremamente affascinante dell'instabilità. E cos'è? Il senso di apprensione. Il senso di apprensione viene descritto come una sensazione di discomfort che è associato ad ansia e a resistenza motoria. Questo perché? Perché sicuramente il danno neuromuscolare periferico dettato dal trauma o dall'acquisizione rispetto a gesti specifici deve necessariamente influenzare la propriocezione, ma perché anche a livello di micromobilità e di microinstabilità si generano dei meccanismi persistenti di traslazione istantanea eccessiva della testa omerale. Ma non solo, il grande ruolo lo giocano i cambiamenti corticali, indotti istantaneamente dal momento della prima lussazione e da lì in avanti. E su questi cambiamenti corticali non possiamo dimenticarci di considerare alcuni aspetti che occupano la sfera neurocognitiva del paziente. Paura, ansia, senso di anticipazione della situazione possono portare al senso di apprensione e sono dei processi essenzialmente cognitivi. In letteratura negli ultimi 5-6 anni diverse equipe di lavoro hanno cercato di instaurare delle prime ipotesi per quanto riguardano i correlati neuroanatomici rispetto all'apprensione. Lo studio di Citare è estremamente interessante perché hanno cercato di studiare tramite risonanza magnetica funzionale le alterazioni nell'attivazione di diverse aree corticali nel momento in cui i pazienti che avevano avuto una lussazione ricorrente di spalla venivano sottoposti non esclusivamente a dei movimenti attivi con diversi posizionamenti all'interno della risonanza della spalla, ad esempio in posizione neutra piuttosto che in posizione di flessione anteriore piuttosto che in posizione di Haber, ovvero sia abduzione e rotazione esterna, ma venivano sottoposti in maniera intervallare anche semplicemente alla visualizzazione di immagini che riportassero a sensazioni più confortevoli del posizionamento della spalla, quali vedere ad esempio una persona seduta con le braccia conserte, piuttosto che nel vedere immagini in cui una persona fosse condotta ad una extra rotazione e quindi semplicemente con uno stimolo visivo. Bene, cosa si è osservato? Si è osservato che in questi pazienti entrambi gli stimoli, sia quello motorio che quello visivo, erano in grado di attivare ed inibire determinate aree corticali, in particolare durante il task motorio quello che si è notato è stata un'iperattivazione dell'area controlaterale dell'amigdala, dell'ippocampo e del talamo, che aneddoticamente, didatticamente, sono aree che non sono deputate esclusivamente al controllo motorio ma anche ad altri tipi di comportamenti. Alla stessa maniera invece ci sarebbe stata un'inibizione della corteccia prefrontale e della corteccia somatosensoriale durante il task visivo. Questo sta a dire che cosa? Che molto probabilmente l'apprensione non è esclusivamente indotta dal senso del movimento ma anche dalla memoria del paziente e quindi che il coinvolgimento di diverse aree potrebbe giustificare non solo la presenza di resistenza al movimento, ma anche di cambiamenti per quanto riguarda il controllo degli aspetti cognitivi ed in particolare di quelli che sono maggiormente correlati all'ansia e alla regolazione dell'emozione.
Questo per dire sostanzialmente che cosa? Che molto probabilmente quando ci troviamo di fronte ad un paziente che ha subito un intervento per instabilità di spalla e al quale tipicamente, come avviene per il crociato anteriore, ci concentriamo esclusivamente nel proporre esercizi che hanno a che fare con l'aspetto di mera esecuzione di un gesto motorio, molto probabilmente non teniamo conto di altre importanti componenti dell'esercizio. Sappiamo che ogni volta che noi andiamo ad allenare, a fare una proposta al nostro paziente, vengono alterate le cascate neuroplastiche e neuromuscolari e che in generale tutti quanti i nostri pazienti cercano di affidarsi in assenza di informazioni locali, proprio perché abbiamo eliminato una parte di componente proprio ocettiva locale, sul feedback visivo. Ecco che allora il feedback visivo diventa quella area maggiormente occupante spazio a livello della pianificazione corticale motoria. In questo senso quindi potrebbe essere utile che noi, in considerazione di queste alterazioni del sistema nervoso e dei diversi studi che vi ho appena citato, fossimo in grado di proporre degli esercizi che cercano di allontanarsi dall'allenamento tradizionale, ma che tendono a coinvolgere in maniera propositiva altri tipi di circuito e che ci permettono di diminuire l'attivazione delle aree che fanno maggiormente affidamento, ad esempio, sul semplice controllo visivo. Mi piace citare il lavoro di Lehmann, che è in generale trasferibile per tutte quante le patologie neuromuscoloscheletriche. Lehmann ci ricorda che è importante, nel momento in cui approcciamo ad un paziente, gestire il carico locale, che è importante modificare i sintomi e che è importante garantire soprattutto a lungo termine una riattivazione globale, in particolare per quello che riguarda l'instabilità di spalla, rigenerare un'attivazione globale del sincizio della spalla. Ma questo può avvenire solo ed esclusivamente se siamo in grado, non esclusivamente di fare questo, ma anche di garantire cambiamenti di tipo cognitivo e quindi di forzare l'attenzione anche all'ambiente esterno, perché solo facendo così potremo indurre degli adattamenti neuroplastici importanti e migliorare veramente la funzione del paziente. Il nostro lanciatore di baseball non si troverà mai a lanciare una pallina nel contesto di una palestra, ma dovrà farlo in un campo da gioco, con la pressione dell'allenatore, con un risultato da recuperare, con i tifosi della squadra contraria che lo stanno fischiando e magari con la paura di lanciare e di rifarsi nuovamente male alla spalla. Ecco che allora, al di là del concetto tout court di stabilità, non possiamo più permetterci di non considerare un approccio biopsicosociale nella gestione del paziente. Gran parte degli studi del ritorno allo sport si concentrano esclusivamente su outcome funzionali, ma è impressionante guardare queste statistiche perché circa il 50% degli atleti che non ritornano alla stessa livello di attività sportiva dicono e dichiarano che le cause della loro incapacità al ritorno allo sport non siano ascrivibili a funzioni meramente strutturali, quali la forza o il recupero della rotazione esterna, della rotazione interna, ma ad altri tipi di esiti. La paura del rinfortunio, comportamenti di evitamento, la kinesiofobia, una bassa stima di se stesso, bassi livelli di soddisfazione, mancanza di supporto da parte dell'allenatore ed interessi dettati dalla competizione, quali potrebbero essere interessi di tipo contrattuale. Sperando di aver fatto una carrellata sicuramente veloce di quelle che sono forse le cose che più mi premono e consapevole forse di non aver risposto agli interrogativi che sono spesso frequenti, soprattutto per quello che riguarda i giovani colleghi, rispetto alle tre domande che abbiamo visto all'inizio di questa presentazione: cosa devo conoscere dell'instabilità di spalla e della chirurgia? Bene, sappiamo che la percezione dell'efficacia della chirurgia della spalla non deve essere sovrastimata, anzi, sebbene ancora sia in parte sconosciuta o non chiara, i risultati della chirurgia sono assolutamente incoraggianti, soprattutto nell'abbattere il rischio di rilussazione e nel garantirci degli ottimi recuperi funzionali. La letteratura ci può aiutare e ci deve aiutare nel comprendere le differenze che esistono tra diversi approcci chirurgici, perché è fondamentale definire a monte qual è il timing migliore, il tipo di approccio chirurgico migliore, anche se questo potrebbe rimanere ed essere una sfida per il clinico.
il management è di successo nel momento in cui noi siamo in grado di conoscere, di analizzare criticamente, di elaborare un algoritmo che tenga conto dell'epidemiologia, della patoanatomia, della storia clinica del paziente, di un'approfondita valutazione clinica, del supporto delle immagini diagnostiche e di quella che è la naturale storia dell'instabilità di spalla di quel paziente. C'è qualcosa di nuovo nella pratica clinica? Assolutamente sì, perché se è vero ed è ormai risaputo che la fisioterapia è di interesse incredibile, di importanza incredibile nel garantirci il recupero del ROM, della forza, della propriocezione, c'è un'evidenza prorompente che ci dice che un utilizzo multimodale di tecniche ed approcci che coinvolgono quello che potremmo chiamare la riafferentazione della spalla possono darci delle nuove strategie e darci dei risultati migliori. Se il bilanciamento tra stabilità e mobilità è delicato e coinvolge una parte incredibile di anatomia, di fattori neuromuscolari, non possiamo dimenticarci i fattori che sono centrati sul paziente. Ecco perché allora è fortemente raccomandato che noi siamo in grado di implementare i nostri interventi tradizionali verso interventi che abbiano la capacità di indurre cambiamenti e aumentare capacità neuroplastiche, cognitive e visuomotorie. Sono consapevole di non aver fornito una ricetta preconfezionata con questa presentazione che spero non vi abbia annoiata e il mio amore del mondo anglosassone mi ha portato a utilizzare, perché sono di moda, un piccolo acronimo. È davvero tempo di cambiare, cambiamento si dice change in inglese e change vuol dire che l'esercizio deve essere challenging, deve essere stimolante, deve aumentare le skills del nostro paziente, deve essere però altrettanto piacevole. Mi piace parafrasare una frase del carissimo collega Samuele Passigli che ci ha insegnato in alcuni suoi corsi come un paziente farà una cosa più gli piace a fare e più si impegnerà a farla proprio perché gli piace. L'esercizio deve creare network neurali, deve essere stimolante perché deve creare nuovi percorsi e soprattutto deve essere basato su obiettivi raggiungibili e stimolanti. Io ringrazio tutti quanti per l'attenzione e sono convinto che, anche se non sembra, ogni volta in cui noi interveniamo sul nostro paziente siamo in grado di fare la differenza. Grazie. Grazie Mattia. Ti ringrazio a nome di tutti per la bellissima presentazione, faccio i miei complimenti. È arrivata qualche domanda. E allora, in realtà alla domanda di Davide hai già risposto, che chiedeva se era, diciamo, se ci sono degli sport con delle più favorevoli o sfavorevoli. Secondo me hai già risposto, se diciamo più quelli, diciamo, di contatto ad alta intensità, giusto? Sì, esattamente. Ok. Quindi c'è la domanda di Elisa che chiede se è stata quantificata l'influenza dei fattori psicosociali sui tempi di guarigione dei tessuti. Allora, ringrazio Elisa per la domanda, è una domanda probabilmente da un milione di dollari. Ci sono degli studi assolutamente embrionali che ci dicono sostanzialmente tre cose. Che per quanto la tecnologia sia aumentata rispetto alle tecniche di chirurgia, il tessuto neoformato, indipendentemente da quella che è la riparazione, e faccio riferimento soprattutto a studi che sono stati fatti sulle riparazioni di cuffia, quindi non sono esattamente dell'ambito di cui parliamo oggi, non riescono a generare lo stesso identico tessuto che c'era prima. E quindi questo vuol dire che le capacità meccaniche di quel tessuto sono sicuramente differenti. Se i fattori psicosociali possono incidere sui tempi di guarigione dei tessuti, lo possono fare, ma in correlazione a quella che potrebbe essere una sorta di predisposizione genetica ad un certo tipo di fenotipo di paziente. Sempre per quanto riguarda gli studi da cuffia e rotatori, ci sono degli studi che dicono che molto probabilmente c'è una correlazione tra i pazienti che hanno più dolore, recupero più lento ed effettive capacità di guarigione del tessuto più lente e più inefficaci. Ma questo è sicuramente correlato ad aspetti di genetica che ad oggi non controlliamo in maniera così importante, ma che credo potranno darci, soprattutto data l'espansione che abbiamo negli ultimi anni verso un approccio più prognostico
e meno diagnostico potranno darci delle risposte assolutamente confortanti per essere in grado di settare meglio la direzione del trattamento a seconda del paziente che abbiamo davanti. Ottimo. E come ultima domanda, anzi no, penultima, perché poi volevo chiederti una cosa, come penultima domanda Andrea ci chiede se hai dei consigli appunto su cosa ti basi per dire al paziente di mantenere o togliere il tutore. Primo, alleanza terapeutica con l'ortopedico. Dobbiamo conoscere i nostri limiti e le nostre competenze. Io non so cosa ha fatto l'ortopedico dentro quella spalla. Lo sa lui cosa ha fatto, sa lui cosa ha cucito, sa lui cosa ha visto e quindi sarà lui a darmi le indicazioni. Starà poi a me consigliare una gestione accurata rispetto a eventuale mobilità, tempi di guarigione che devo conoscere, dolore residuo, ok? Ma chi mi dà questa direzione è l'ortopedico. Ecco perché è fondamentale costruire un'equipe, ecco perché è fondamentale che se c'è qualcosa che mi puzza nel paziente dopo la prima settimana io devo poter prendere il telefono e dire: pronto, dottor Vinci, qua c'è qualcosa che non mi convince. Questo ci garantisce il successo. Facciamo le cose che dobbiamo fare e lasciamo agli altri le cose che sanno fare meglio di noi. Ecco, la mia ultima domanda infatti voleva essere un po' questa, che in realtà hai appena approfondito, cioè se avevi dei consigli su come instaurare un'alleanza terapeutica con le altre figure che gestiscono un paziente post-chirurgico e in particolare oltre alla figura dell'ortopedico, che è probabilmente la più importante per le prime fasi, trattando magari anche atleti, anche con la figura del preparatore atletico. Allora, sfondi sicuramente una porta aperta per calare maggiormente nella realtà di tutti i giorni. Io dove lavoro ho la fortuna di potermi avvalere di un paio di collaborazioni con alcuni preparatori atletici. È chiaro ed è sembra pleonastico dire che esistono delle zone di grigio di sovrapposizione, perché sicuramente noi possiamo sapere qualcosa rispetto alla riatletizzazione e molto probabilmente alcuni ragazzi che hanno fatto scienze motorie conoscono qualcosa della riabilitazione. Il passaggio è molto delicato, è molto delicato e solo e se esiste veramente una sinergia di intenti tra i tre protagonisti, a questo punto, anzi quattro protagonisti, chirurgo, scienze motorie o preparatore, fisioterapista e paziente, otteniamo un grandissimo risultato. È chiaro che ci deve essere una vision comune, ci deve essere una condivisione di intenti, ci deve essere rispetto delle proprie competenze, ci deve essere un confronto continuo e ci deve essere anche una sorta di, chiamiamola così, amalgama a livello di generare un ambiente che sia positivo. Il paziente non deve trovarsi in una condizione per cui ha timore a fare qualcosa. Anzi, l'obiettivo principale, soprattutto per lo sportivo che dovrà tornare a fare una competizione e magari uno sport di contatto, sarà quello di avvicinarlo progressivamente ad un contesto che si avvicina di più al massimo pericolo. Il giocatore di rugby che si lussa la spalla, se vuole tornare a stare nella racca e nella mischia, non può avere paura ad appoggiare il braccio per terra. E allora sarà solamente grazie all'ortopedico che fa bene il suo lavoro, il fisioterapista che gli dà tutte quante le competenze e lo scienze motorie che lo porterà lentamente dalla palestra on field, al campo, saranno loro i responsabili di un'ottima riuscita di questo intervento. Benissimo. Mattia, ti ringrazio. Grazie a voi. E quindi, detto questo, invito il dottor Inglese a connettersi e così posso passargli la parola. Grazie. Dovrebbe essere, si vede, è visibile? Sì, se allora mi metto in presentazione. Esatto. Benissimo, okay. Francesco. Bene, io ringrazio tutti, faccio i complimenti ai moderatori che mi hanno preceduto. Il mio obiettivo è quello di parlare in questo mondo di diciamo patologie di spalla del trattamento diciamo conservativo della instabilità
Però volevo farlo in un modo un po' diverso dal solito, e per questo prendo spunto dalla relazione che ho fatto alla Società Italiana di Chirurgia Spalla e Gomito, dove il dottor Castagna mi ha chiesto, invece di parlare del protocollo in generale, dici quali sono le cose da non fare nel trattamento conservativo di un'instabilità traumatica. Allora prendo spunto da questo. Questa relazione prevede tre aspetti: una considerazione singola, semplice, una introduzione e il trattamento. In questo trattamento vedremo tre casi clinici molto particolari. La prima considerazione è questa. Diversi giorni fa il dottor Walsh è stato intervistato dal dottor Di Giacomo. E il dottor Di Giacomo, tra tutte le domande tecniche, ha fatto una domanda molto simpatica al dottor Walsh, che ricordo essere il chirurgo che al mondo ha operato più la Targè, cioè quindi più pazienti con instabilità di spalla traumatica con tecnica la Targè. Ricordo che la tecnica la Targè è appunto nata in Francia, e il dottor Porcellini dice sempre: i francesi hanno fatto due ottime cose nella spalla, l'intervento, la tecnica di la Targè e la protesi inversa. A questo punto il dottor Di Giacomo ha chiesto: ma tu ti senti più uno scienziato o ti senti più un artista? Senza neanche pensarci un secondo, il dottor Walsh ha risposto con una fine acutezza, dicendo: nella scienza 2 più 2 fa sempre 4. Nella medicina non è così, non c'è il 100%. E infatti abbiamo visto finora che i relatori che mi hanno preceduto hanno parlato di un'ampia variabilità nei risultati, nelle tecniche, diciamo negli aspetti individuali di ogni singolo paziente che ha tessuti diversi, danni anatomici diversi. Quindi il dottor Walsh ha detto semplicemente: io mi sento un artista, perché io ragiono prima di fare un qualcosa nell'ambito sia della valutazione che del trattamento chirurgico, e poi faccio con le mie mani. Quindi l'artista è una persona che prima medita e poi ovviamente lavora. Quindi, secondo il dottor Walsh, la scienza deve essere in funzione dell'arte. Ovviamente l'artista si basa su aspetti importanti della scienza, ma poi a livello manuale quello che sa fare lui magari non lo sa fare un altro. Ecco perché non tutte le cose riescono nello stesso modo. A questo punto entriamo invece nell'argomento, argomento instabilità. Noi diciamo che il mondo della spalla è molto interessante, esistono più di 13 classificazioni di instabilità, esistono più di 10 classificazioni di lesione di cuffia, esistono 5 importanti nervi periferici della spalla che possono avere 5 diversi tipi di lesioni o danni anatomici, esistono 15 combinazioni di fratture. Noi in questo momento parliamo dell'instabilità di spalla, ma faremo un grosso errore se andiamo a settorializzare l'argomento. L'instabilità pensiamo sia solo un problema legato alle strutture capsulo-legamentose. In realtà il tessuto capsulo-legamentoso non deve essere visto come un compartimento stagno, perché sia il tessuto capsulo-legamentoso che quello muscolo-tendineo, che quello osseo, che il sistema nervoso centrale e periferico, tra di loro collaborano, cooperano, e quindi diciamo che tutti questi tessuti devono essere visti nella loro interezza. Ecco che mi piace molto questa frase che dice che la misura in cui la spalla è instabile per lesione, piuttosto che nata lassa o diventata instabile, è fondamentale per determinare la migliore strategia terapeutica. Questo che cosa significa? Che l'instabilità traumatica unidirezionale avrà un suo tipo di trattamento chirurgico e conservativo o post-chirurgico, e in genere, se recidivante, S sta per surgery. Invece l'AMBRI, R sta per rehabilitation, quindi diciamo è una spalla diversa. Quindi noi non possiamo trattare l'AMBRI come trattiamo la TUBS. Già all'interno delle traumatiche ci sono delle diversità. Figuriamoci tra ambiti di instabilità completamente diversi, come per esempio quella acquisita da overstress. Ecco che in questa immagine voi potete vedere i tre ambiti delle principali, ma non uniche, perché le classificazioni sono infinite dell'instabilità, i tre ambiti di instabilità che abbiamo appena citato. Se voi tracciate una linea che demarca la
superficie antero-posteriore della glena che misura circa 27 mm e tracciate una perpendicolare, potete notare come in alto alla vostra sinistra avremo un perfetto allineamento glenomerale. Nell'instabilità per lesione, quindi traumatica, la superficie glenoidea articolare oltrepassa completamente la rima della glena, cioè la superficie della testa omerale oltrepassa completamente la superficie della glena, quindi il margine della glena, che sia anteriore, che sia posteriore, che sia inferiore. Mentre nella spalla multidirezionale c'è un decentramento, ma non c'è una situazione di completa, non passa oltre completamente la superficie glenoidea. Mentre nella spalla dello sportivo Vered vediamo che la rotazione esterna è maggiore perché ha acquisito l'assità rispetto al braccio che non lancia, che non batte. E se noi possiamo osservare meglio la freccia verde, vediamo che anteriormente c'è una prominenza che dall'altra parte non compare. Che cos'è questa maggior prominenza che si vede nettamente in questa spalla? È semplicemente la testa dell'omero che scivola anteriormente perché non è più contenuta dalle strutture capsule ghiamentose anteriori stirate da questi continui movimenti ripetitivi. Qualche collega obietta questa considerazione dicendo che in genere il braccio dominante è più forte, quindi a suo avviso non si tratta della testa dell'omero che scivola in avanti, ma del tono muscolare dei muscoli anteriori, come il gran pettorale, come il deltoide. Ma se noi prendiamo un paziente che ha una sindrome di Poland, quindi una agenesia del gran pettorale, possiamo capire che le sue affermazioni non sono valide, perché in assenza completa del pettorale la prominenza anteriore è comunque visibile e questa prominenza è data proprio dello scivolamento anteriore della testa dell'omero nei confronti della glena. Dopodiché, fattori statici e fattori dinamici. Il dottor Vinci li ha brillantemente esposti tutti, io volevo solamente farvene vedere due in modo molto semplice, la congruenza articolare e la cuffia dei rotatori. Tanti anni fa, nel 2005, una mia paziente operata di protesi totale, quindi artroplastica totale, ha subito un secondo intervento perché la glena era instabile e quindi mi ha portato dentro un sacchettino la glena protesica che era stata rimossa. A questo punto io, per far capire la grandezza di una glena protesica che non tutti hanno dentro un borsellino, dentro una tasca, ho preso una moneta da 2 euro. Questa moneta da 2 euro l'ho messa a fianco alla glena e ho fatto una foto. Questo perché ognuno di noi può prendere una moneta di 2 euro e vedere quanto sia grande la superficie glenoidea. Ma se qualcuno avesse dei dubbi sulla grandezza della superficie glenoidea, può sfogliare tutti i libri che esistono, diciamo, specifici sulla spalla e andare a vedere quali sono le misure supero-inferiori e antero-posteriori della glena. La glena misura antero-inferiormente 35 mm e supero-inferiormente 35 mm, scusate, e antero-posteriormente 25 mm. Se poi andate su Google e digitate quanto è grande una moneta da 2 euro, vedete che la moneta da 2 euro antero-posteriormente ha un diametro complessivo di 25 mm. Quindi se noi prendiamo questa moneta e la mettiamo sulla glena, vediamo che la glena è quasi completamente ricoperta. Questo per misurazioni oggettive. A questo punto che cosa succede? Succede che la testa dell'omero non sfrutta tutta la superficie glenoidea, che è di circa 5 cm quadrati, mentre dal centro geometrico della glena la testa dell'omero si sposta in tutte le direzioni di 6 mm. Quindi noi avremo un raggio di 6 mm che ci fa capire che la testa dell'omero sfrutta poco più di un centimetro quadrato di questa superficie complessivamente che è grande 5 centimetri quadrati. A questo punto, quando la testa dell'omero tende per un evento molto violento a lussarsi anteriormente, può creare un danno anatomico alla superficie antero-inferiore dell'ossea della glena.
Questo ovviamente, siccome la lussazione è antero-inferiore, interesserà il quadrante sotto-equatoriale antero-inferiore. Se le recidive di lussazione aumentano, ovviamente il danno anatomico della superficie glenoidea può interessare quella base d'appoggio. A questo punto l'instabilità ovviamente è molto più frequente. Infatti il dottor Itoi, che ho avuto la fortuna di incontrare qui nel 2003 per un suo congresso dove portava appunto gli studi relativi a quanta percentuale di glena deve essere presente per evitare una recidiva di lussazione e quindi diciamo non deve essere danneggiata oltre il 20%, perché la superficie glenoidea danneggiata oltre il 20% ovviamente dà più rischi. Ecco che sappiamo il nostro paziente quanta percentuale di superficie glenoidea ha lesionato. Ovviamente ogni lesione può essere diversa. Ecco che c'è una variabilità infinita sulle procedure chirurgiche e sulle tecniche riabilitative. Se la testa dell'omero trasla o scivola violentemente posteriormente, ovviamente i danni anatomici saranno posteriori, come appunto detto il dottor Vinci. Ecco che noi troveremo delle teste dell'omero, diciamo delle glene, con una erosione anteriore, antero-inferiore, e queste erosioni sono più frequenti negli eventi traumatici, mentre troveremo sia negli eventi traumatici che nelle spalle instabili multidirezionali molte erosioni posteriori, e questa interessa in percentuale maggiore appunto l'instabilità non traumatica. Ecco che se devo fare un trattamento riabilitativo di una spalla che ha avuto un episodio, due episodi o più episodi di instabilità, io devo sapere qual è il danno anatomico. Può avere solo una semplice banale lesione di Bankart, allora forse ce la giochiamo, perché non ci sono degli importanti danni anatomici. Se invece c'è una importante il Sachs, o se c'è una lesione quindi bipolare che interessa anche la parte glenoidea, quindi una Bonnie Bankart, ovvio che le percentuali di insuccesso del trattamento conservativo aumentano e quindi deve entrare in campo l'ortopedico. Ecco che vediamo questo filmato che gentilmente mi ha offerto il dottor Enrico Guerra del Rizzoli di Bologna, dove vediamo la testa dell'omero che scivola in questa superficie glenoidea mancante, e questi continui instabilità recidivanti ovviamente aggravano sempre di più il danno anatomico glenoideo e omerale. Dopodiché gli muscoli stabilizzatori, abbiamo una glena molto piccola perché abbiamo visto che l'indice glenomerale ovviamente è sfavorevole, anche se è aumentata dalla componente del cercine, comunque sia è sempre piccola la superficie d'appoggio. I muscoli offrono una diciamo presa, queste briglie anteroposteriori offrono diciamo una superficie che aumenta diciamo il contatto con la testa dell'omero e quindi sicuramente offrono un'importante stabilità, e questo lo vediamo nei pazienti con lesioni massive. Se c'è un paziente che ha una lesione massiva postero superiore e si vede ovviamente dall'atrofia della fossa sottospinata, guardate il ventre muscolare come infarcito di grasso, la testa dell'omero può tendere a scivolare posteriormente. Perché? Perché ha un danno degli stabilizzatori attivi della parte posteriore, quindi ha un deficit del muro posteriore. Qui possiamo vedere la testa dell'omero che sporge maggiormente avanti. Nel terzo stadio di La Fosse e quindi nella lesione massiva del sottoscapolare, la testa dell'omero può scivolare avanti, si vede a livello strumentale e si vede a livello clinico. Nella lesione massiva che interessa, quindi una lesione di 5 cm della cuffia dei rotatori, possiamo avere una risalita della testa dell'omero che si riscontra molto bene nella radiografia. Quindi vedete che la cuffia dei rotatori ha un importante ruolo, perché nel momento in cui viene a mancare, ovviamente possiamo avere un'instabilità della parte omerale rispetto alla glena. Quindi alla fine, riassumendo, diciamo che l'omero si sposta con estrema facilità nei confronti della glena, per tanti motivi. A questo punto andiamo a vedere, diciamo, quali sono queste 5 cose da non fare nella riabilitazione e vediamo degli esempi pratici. Sappiamo che l'instabilità traumatica, perché non possiamo parlare di tutte le instabilità, può avere delle situazioni e delle lesioni anatomiche associate. E quindi se c'è un'instabilità senza lesioni associate, ci sarà un trattamento riabilitativo. Se c'è un'instabilità con lesioni associate, cambia completamente il trattamento riabilitativo.
Quali sono queste lesioni associate? Andiamola a vedere una per una. Possiamo avere una lussazione anterior inferiore della testa dell'omero con frattura del trochite. Ovvio che la frattura del trochite è scomposta. Perché? Perché le fratture seguono le linee epifisarie, mentre la scomposizione delle fratture segue i vettori muscolari. Ecco che il trochite potrà essere spostato superiormente dalla trazione del sovraspinato che si inserisce sopra il trochite. Potrà essere spostato posteriormente dalla trazione del sottospinato che si inserisce sempre sul trochite. Quindi possiamo avere una scomposizione che, se consolida in questo modo, potrà darci una limitazione della abduzione e della rotazione esterna, perché non ci sono più, diciamo, le integrità anatomiche e quindi c'è una viziosa consolidazione. Ma se è così ci va ancora bene, perché che cosa può accadere? Può accadere che quando si riposiziona l'omero, quindi si riduce la lussazione, il trochite può avvicinare, cioè l'omero si avvicina al trochite, quindi la frattura non è più scomposta, oppure la frattura continua a essere scomposta. A questo punto il chirurgo deve decidere se intervenire. Perché? Perché il riassorbimento del trochite, troppo distante dalla diafisi omerale e quindi dalla sua vascolarizzazione, può portare a un riassorbimento. Il riassorbimento del trochite porta a un'atrofia dei muscoli che si inseriscono con i loro tendini. Quindi noi ci troveremo ad avere un paziente che sì, si è lussato, ma non ha più la cuffia dei rotatori postero superiore. E quindi cambia completamente la strategia riabilitativa. A questo punto non solo si può fratturare il trochite durante una lussazione anterior inferiore, ma guardate questo frammento, si può anche fratturare e scomporre il trochine, che viene attratto, guardate la risonanza, anteriormente dal sottoscapolare che si inserisce. A questo punto noi sappiamo che il sottoscapolare è il più potente stabilizzatore anteriore e se abbiamo una lussazione anteriore traumatica e ci viene a mancare il più potente stabilizzatore anteriore, la situazione della recidiva sicuramente si ripresenterà e noi non avremo armi per contrastare questa recidiva di lussazione perché ci manca il sottoscapolare. Qualcuno può dire, ma abbiamo sempre la parte posteriore della cuffia che è il principale stabilizzatore dello spostamento anteriore. In realtà no, lo spostamento anteriore viene stabilizzato dal sottoscapolare. Guardate questa lussazione fissa di una paziente che ha una lesione massiva antero superiore. Anche il paziente, l'ortopedico cerca di ridurla, ma la spalla si sposta nuovamente perché manca la stabilità attiva data dal sottoscapolare come principale muscolo stabilizzatore anteriore. A questo punto può capitare che il paziente si lussi e si lesioni la cuffia completamente. Questo succede nel 35% dei pazienti sopra i 40 anni, perché essendo meno elastici, la lussazione violenta può creare una rottura massiva della cuffia. In questo caso vediamo un buon ventre muscolare con una lesione a tutto spessore retratta alla glena del tendine del sovraspinato. Vediamo un sottoscapolare completamente staccato a tutto spessore, stessa cosa un sottospinato e questa spalla che è estremamente instabile perché per effetto della gravità il paziente che fa una risonanza in decubito supino avrà un peso che graverà verso il piano d'appoggio e quindi la testa tende a scendere indietro. Se il paziente si mette prono, la testa andrà in avanti. Perché? Perché la cuffia ovviamente non stabilizza più. Ma come facciamo a dire che questa lesione della cuffia non era degenerativa, ma è stata causata in modo traumatico dalla lussazione? Dal ventre muscolare. Il ventre muscolare di tutti questi muscoli è ancora abbastanza atrofico. Invece se abbiamo delle lesioni massive come quella di sotto che sono degenerative, vediamo che all'associazione della lesione e quindi della retrazione del tendine si associa un'atrofia importante dei ventri muscolari, in questo caso del sovraspinato, del sottoscapolare e del sottospinato. Quindi la risonanza di sopra si associa a una lesione massiva su trauma di lussazione. Ma non finisce qui. Ci sono i danni ossei, ci sono i danni tendinei e ci sono i danni neurologici. Questo è un ragazzo che dopo una lussazione traumatica anteriore ha avuto una lesione del nervo sovrascapolare. Il sovrascapolare ovviamente sotto l'incisura splenoglenoidea innerva il rotatore esterno sottospinato.
vedete, ha perso completamente la capacità di ruotare esternamente il braccio. Immaginate, questo è un atleta che corre, e quando corre l'assenza dei rotatori esterni fa sì che l'avambraccio gli cada sull'addome, e quando corre si dà inavvertitamente, involontariamente, dei pugni nella pancia. Perché? Perché non è più in grado di ruotare esternamente, per un danno non tanto tendineo, ma del nervo sovrascapolare. Dopodiché, noi sappiamo che il nervo sovrascapolare innerva il sottospinato, il sovra il sottospinato, ma se la lesione ovviamente del nervo è al di sotto dell'incisura spinoglenoidea, avremo un'atrofia importante della fossa sottospinata. E ovviamente il volume muscolare di un sottospinato sano, che noi vediamo in questa immagine, e in questa immagine è completamente infarcito di grasso, e vediamo la stessa immagine con proprio un infarcimento grasso del sottospinato, e l'immagine ovviamente nell'altra proiezione con un'assenza completa del muscolo e del suo ventre. A questo punto anche qui la situazione cambia drasticamente, e quindi non possiamo avere un unico protocollo, un unico vestito che possono indossare tutti. Ma non è finita, può esserci una lesione del nervo circonflesso. Questo ragazzo ha subito una lussazione traumatica anteriore e ha perso completamente il nervo circonflesso, infatti è stato operato con un intervento di Bertelli. Ovvio che col sovraspinato lui riesce a alzare il braccio, e quindi il deltoide, anche se assente, e qui lo vediamo che è assente, non riesce a estendere. L'estensione ovviamente a carico del gran dorsale, muscolo accessorio, ma anche a carico del muscolo deltoide a gradi più alti, e infatti il ragazzo arriva a estendere fino a un certo punto grazie al gran dorsale, ma non riesce a salire più perché non ha più il deltoide posteriore. Ovvio che in assenza di deltoide, per danno neurologico o per danno chirurgico, questa via d'accesso chirurgica un po' azzardata e inopportuna ha creato un danno devastante del deltoide, con una spalla paralitica praticamente, perché la paziente aveva una lesione di cuffia e il chirurgo ha pensato bene di suturarla attraverso un'incisione completa del deltoide. Quindi alla fine la paziente ha perso sia la cuffia che non aveva prima, che anche lo stesso deltoide. Questo ci fa capire che sia che sia una patologia del nervo, sia che sia un danno chirurgico, questo deltoide è importante come importante motore del movimento. Ma le sfortune purtroppo non finiscono mai, e il paziente dopo una lussazione antero-inferiore traumatica può andare incontro a una triade maligna. Che cos'è la triade maligna? La triade maligna è l'associazione di un danno legamentoso a un danno tendineo, a un danno del nervo circonflesso in questo caso. Quindi immaginate un paziente che si ritrova senza cuffie dei rotatori e ha tutti i drop arm positivi, sia per assenza del sovraspinato, sia per assenza del sottoscapolare, sia per assenza del sottospinato, sia per assenza del piccolo rotondo. Quindi cuffia completamente inesistente, deltoide danneggiato dalla lesione del nervo. Ecco che anche in questo caso cambia completamente la strategia. La strategia chirurgica è una trasposizione del gran dorsale in presenza di un sottoscapolare, oppure un'artrodesi in presenza di una mancanza completa di sottoscapolare, di sottospinato, quando l'intervento ovviamente è arrivato a distanza di un anno dalle lesioni del nervo, e quindi c'è un'atrofia completa di tutti i ventri muscolari e del deltoide ovviamente per il danno neurologico. Un caso clinico per farvi capire che ogni volta che viene un paziente da noi ci deve essere un'attenta valutazione. Questo paziente ha fatto una frattura cono di gelato dell'estremo prossimale dell'omero. Non è stata riconosciuta la lussazione posteriore, né dal radiologo che ha refertato la radiografia, né dall'ortopedico che l'ha operato con i fili di Kirchner, e poi l'ha mandato a fare riabilitazione. Dopo 2 anni e mezzo di riabilitazione senza nessun risultato e con dolori importanti, il paziente ovviamente ha fatto una risonanza magnetica. Questa risonanza magnetica faceva vedere che la testa era lussata completamente e che ovviamente dopo 2 anni e mezzo era completamente degenerata, perché l'impatto tra lo spigolo posteriore della glena e la testa dell'omero aveva creato un danno anatomico osseo importante. A questo punto è stata fatta una protesi. Quindi io dico, quell'ortopedico, quel radiologo, quel fisioterapista che ha mobilizzato per 2 anni e mezzo questa spalla non si era accorto di nulla,
E quindi è importante fare per ogni paziente un attento esame obiettivo, perché tutti i pazienti, come avete visto fino adesso, possono avere una loro variabilità. Dopodiché, secondo aspetto, non dobbiamo sottovalutare le caratteristiche del terreno, perché se un paziente che si lussa anteriormente in modo traumatico, posteriormente o inferiormente, ha al tempo stesso una lassità congenita, ovviamente ci sarà un'attenzione diversa, sia dal chirurgo, da parte del chirurgo, sia dalla parte del riabilitatore. Ecco che dobbiamo andare a valutare il terreno dei nostri pazienti, questo terreno che ovviamente darà un riscontro di accentuazioni di movimento su più articolazioni. E quindi abbiamo pazienti che compiono delle gestualità importanti e a volte lo fanno senza sapere di arrecare un disturbo importante alle loro articolazioni, e lo fanno a volte anche dopo l'intervento, continuando a creare dei danni anatomici. Quindi questa spalla, che per effetto della tensione del pettorale tende a scivolare anteriormente per azione volontaria, deve essere attentamente valutata dall'ortopedico, perché se questa ragazza cade, si lussa la spalla, ha delle recidive, viene operata, continua a fare questi episodi, ovviamente il risultato sarà vanificato. E infatti in questo ragazzo, secondo caso clinico, di 22 anni, che ha subito 7 interventi chirurgici, di cui 2 la Target, noi riscontriamo che cosa? Riscontriamo che nessuno di questi interventi chirurgici ha avuto un solo effetto positivo, perché la spalla è ancora decentrata, ma questa azione di decentramento è volontaria. Guardate il mio dito che indica l'azione del pettorale che è in tensione, come i pazienti precedenti. Quindi perché il chirurgo ha fatto una tecnica chirurgica su una spalla traumatica, quando invece il paziente è un multidirezionale? Ha utilizzato una tecnica chirurgica per un'instabilità diversa, non per un'instabilità multidirezionale. L'approccio riabilitativo deve essere diverso, ma anche l'approccio chirurgico deve essere diverso. Noi per capirlo cosa facciamo? Utilizziamo le tecniche di facilitazione o di inibizione neuromuscolare. Se questo paziente contrae il pettorale, noi lo dobbiamo inibire. Come? Con i rotatori esterni. L'azione dei rotatori esterni inibisce i rotatori interni. Guardate la testa dell'omero com'è decentrata anterior-inferiormente e il pettorale com'è in tensione. A questo punto io gli chiedo di extraruotare contro una piccola mia resistenza. Guardate la testa dell'omero cosa fa? Tac, si ricentra. Quindi, rilassando il pettorale per l'azione inibitoria dei rotatori esterni, noi capiamo che questo ragazzo si fa un'azione volontaria. Quindi dovevamo solamente, chi l'ha operato, doveva solamente fare un'attenta valutazione, un esame obiettivo e capire che questa era una partita persa in partenza. E noi lo vediamo, abbiamo una conferma clinica tutti i giorni nel nostro studio vedendo questi pazienti, perché o in catena cinetica chiusa, come questa ragazza che si porta alle spalle bilateralmente anteriormente, per effetto del gran pettorale, favorito dalla catena cinetica chiusa, oppure ancora meglio questa ragazza che fa lo stesso movimento attivando il pettorale e ci sta sorridendo mentre lo fa perché pensa di essere molto brava. A questo punto, se noi inibiamo il pettorale, come? Abducendo. Il deltoide inibisce il pettorale, non è più in grado di farlo, ci sta provando ma non è più in grado di farlo, adduce, crea un punto fisso, crea una catena cinetica più chiusa e ovviamente è in grado di farlo. Ecco che queste rappresentano delle prodezze che, se operate perché non riconosciute, danno un'alta percentuale di insuccessi. L'autore, che si chiama Moroder, ha creato per questi pazienti un attrezzo che si chiama pacemaker. Questo pacemaker viene posizionato nei muscoli rotatori esterni e li stimola elettricamente per inibire ovviamente l'azione dei rotatori interni. I rotatori interni tendono a decentrare più facilmente la testa dell'omero indietro. E questi decentramenti ovviamente cosa fanno? Col tempo danno delle importanti usure glenoidee e omerali. Quindi questo ci fa capire che molte artrosi primarie con presenza di glena B2 secondo la classificazione di Walsh non sono altro che instabilità posteriori in giovane età, e poi diventano delle artrosi successivamente.
Quindi queste prodezze alla fine portano solo delle sventure. Poi l'altro aspetto, valutare il recupero del ROM passivo dopo la rimozione del tutore. Quindi se viene da me un paziente che dopo un episodio di lussazione deve iniziare la riabilitazione dopo aver portato il tutore per circa 3 settimane, la prima domanda che io gli faccio è: quanti anni hai? Perché? Perché con un'età inferiore di 20 anni le percentuali di recidive di lussazioni sono superiori. Addirittura a volte in alcuni studi arrivano al 95-98%. Invece con un'età superiore ai 40 anni le percentuali di recidive si abbattono al 15%. Quindi se io ho un paziente molto adulto sarò più tranquillo sul rischio di recidiva di lussazione. Se io ho un paziente molto giovane dovrò andare molto più cauto nel mio protocollo di recupero del ROM. Addirittura magari non lo dovrò neanche fare il recupero del ROM, perché lo recupera già il paziente con banali esercizi. E quindi se io vedo che il paziente fa un recupero molto veloce della mobilità, lo stoppo, lo fermo col recupero della mobilità, perché so che quei tessuti col tutore, anche se l'ha mantenuto per 21 giorni, non hanno dato una buona cicatrizzazione. Ecco che cosa faccio quando viene un paziente da me e ha tolto il tutore da pochissimo e deve iniziare il protocollo riabilitativo. Non lo mobilizzo manualmente. Perché? Perché voglio vedere se con dei banali esercizi di allungamento lui recupera velocemente il ROM. Se recupera velocemente il ROM, ovviamente mi fermerò con gli esercizi di allungamento e farò più esercizi legati al controllo, alla propriocezione, al rinforzo. Se invece la spalla, nel 5% dei casi dei pazienti, risulta che si sono lussati in modo traumatico, risulta rigida, nonostante gli esercizi di allungamento, allora approccerò il paziente con un recupero del ROM passivo. Ecco che qui abbiamo due pazienti che si sono tolti il tutore da poco e hanno preso due strade diverse. Entrambi hanno avuto una lussazione traumatica, ma hanno preso due strade completamente diverse. Uno da solo, senza fare nulla, senza che il fisioterapista facesse una tecnica manuale, in pochi giorni ha elevato le braccia quasi completamente. L'altro invece è rimasto rigido per mesi. Quindi quello rigido è stato mobilizzato perché è andato come in una capsulite secondaria, mentre quello mobile, diciamo che è stato ovviamente più frenato. Perché? Perché ovviamente i rischi di recidiva sono maggiori nel rapido recupero, perché sappiamo che non c'è stata una buona cicatrizzazione. Quindi il paziente rigido guardava il paziente mobile e diceva: che fortuna che ha questo paziente che ha recuperato il ROM mentre io sono rigido. In realtà il paziente rigido ha recuperato la mobilità in più tempo, ma non si è più lussato. Mentre il paziente mobile ha fatto già 3 interventi per instabilità. Quindi l'iniziale sfortuna apparente era in realtà una fortuna importante, quella di aver cicatrizzato. E infatti questa ragazza che ha fatto una lussazione traumatica si è irrigidita su tutti i piani e poi è stata trattata come una spalla rigida, diciamo con tecniche di allungamento, ha poi evitato l'intervento perché non ha avuto più bisogno, nonostante che avesse avuto più episodi di instabilità. E il terzo e ultimo caso clinico è questo, uomo di 32 anni che racconta una storia clinica di più di 200 lussazioni. Era già in lista d'attesa per fare l'intervento, perché quando un paziente si lussa solo starnutendo o mentre dorme, ovviamente è disperato perché non vive più. A questo punto però ha avuto una fortuna, quella di cadere in modo violento e di lussarsi ovviamente la spalla in modo più intenso rispetto a tutti gli altri episodi. A questo punto ha fatto un sanguinamento importante. Questo sanguinamento importante, tenendo il tutore per 3 settimane, ha creato una cicatrizzazione naturale dei tessuti. E quando è venuta la nostra osservazione, aveva una capsulite secondaria. Quindi non c'è limite alla provvidenza. In questo caso è stato fortunato perché non è andato incontro a un intervento chirurgico, che non avrebbe fatto altro che fare quello che ha fatto la natura nel caso di questo ragazzo. Poi il quarto aspetto, rispettare i tempi biologici di cicatrizzazione. Quando un paziente tiene il tutore, in relazione all'età, in relazione all'assità, può essere 3-4 settimane, quindi può variare, più è lasso e più episodi magari ha avuto, più giovane è, più gli tengo il tutore, perché così magari ho più vantaggio nel fatto che magari si irrigidisca. Poi quando vado a mobilizzare passivamente, qual è il movimento che rispetto?
Ovviamente se è una lussazione anteriore traumatica, rispetterò i rotatori esterni, eviterò la rotazione esterna prima dei 35 giorni, perché cercherò di farla irrigidire un po' di più, gli darò più tempo in modo da avere più stabilità. Poi allenare e valutare i parametri di forza e coordinazione. Noi sappiamo che durante il gesto sport specifico la spalla è sottoposta a forze compressive e tangenziali di trazione. Tale forze tendono ad alterare la fase di traslazione anteriore e posteriore della testa dell'omero rispetto alla cavità glenoidea. E quindi andrò a fare dei lavori di rinforzo specifici del distretto e generali, perché ovviamente noi sappiamo che la core stability, che la stabilità scapolotoracica, la corretta cinematica scapolare danno una base d'appoggio stabile durante tutti i movimenti dell'omero nello spazio. Quindi ovviamente dovrò lavorare su più aspetti, non solo gli aspetti distrettuali, ma anche quelli generali, quelli coordinativi, quelli propriocettivi, quelli neuromuscolari. Dopodiché non dobbiamo dimenticare il controllo del movimento estremo, quindi il senso di posizione. Qual è il rischio? Dov'è si verifica il rischio di lussazione? Durante il movimento di Aberdi, quindi abduzione e extrotazione. Quindi io dovrò allenare la percezione, il controllo di quella posizione con situazioni diverse, per cercare di far sì che il paziente abbia il controllo della posizione a rischio di lussazione. Dopodiché dovrò fare un rinforzo concentrico e eccentrico dei muscoli deceleratori, cioè quelli che frenano il movimento, perché la spalla, che pesa il 3-5% del peso corporeo e che viaggia a 7000 gradi al secondo, diventa un peso ancora maggiore dei suoi 3-5 kg. E quindi cosa succede? Succede che riceverà uno stiramento durante la fase di rilascio della palla. Così come durante la fase di caricamento dovrò fare un lavoro eccentrico di controllo dei muscoli anteriori. E così avrò un allenamento sia della fase di caricamento che della fase di rilascio. Dopodiché dovrò associare una serie di esercizi propriocettivi, soprattutto se il paziente è un atleta, ma sappiamo che negli stabilità sono più soggetti giovani e a volte che fanno sport. Non è la signora Maria di 70 anni che magari si lussa e fa gli esercizi di propriocezione come l'atleta di 20 anni. Ovviamente ci sarà una differenza. Per quindi gli esercizi propriocettivi per avere una coscienza, una interiorizzazione della posizione, gli stimoli pliometrici per un aumento dell'eccitabilità dei recettori nervosi per incrementare la reattività del sistema neuromuscolare. A 90 giorni farò fare un test di forza isometrico. E che cosa ci dice questo test di forza isometrico? La quantità di forza mancante rispetto al braccio contralaterale, ma anche il rapporto tra intra e extrarotatori. E quando è che il nostro paziente potrà cominciare allora a fare un gesto sport specifico? Almeno quando avrà il 90% della forza dei rotatori interni rispetto al braccio contralaterale, perché dovremmo avere un sottoscapolare importante per cercare di avere una stabilità importante. E quindi il test di forza ci aiuta molto per capire questo aspetto, perché dobbiamo come obiettivo finale migliorare la stabilità glenomerale dinamica, aumentando la stabilità nei casi di lussazione anteriore traumatica, prevalentemente del muro anteriore, ma anche la stabilità circolare, perché questa stabilità circolare aumenta la stabilità parziale, diciamo, che dà solamente il muro anteriore. Quindi in conclusione diciamo che dobbiamo fare un'attenta valutazione iniziale e di tutto il percorso, perché durante il percorso dobbiamo adattarci ad eventuali variazioni e non dobbiamo sicuramente improvvisare. E con questo vi ringrazio. Grazie Francesco, ti ringrazio per la bellissima presentazione e anche in questo caso è arrivata qualche domanda. E, allora, la prima domanda chiede probabilmente proprio una questione molto pratica. Quando arriva un paziente in studio, che test fai per diagnosticare la presenza di un'instabilità? Allora, i test per l'instabilità hanno tanti nomi, sono tanti, ma se qualcuno li conosce, li deve eseguire correttamente in primo luogo e sa che ci sono test per l'instabilità traumatica e test per l'instabilità non traumatica. Quindi se il paziente ha un'instabilità non traumatica, cioè riferisce un sintomo doloroso, ma non riferisce episodi conclamati di lussazione, io ovviamente gli farò i test per l'instabilità non traumatica, che sono due, e sono il relocation test e il relocation test posteriore o
Porcellini test. È stato scritto un articolo dal dottor Porcellini nel 2016 che parla appunto di questo test per l'instabilità posteriore non traumatica. Se invece il paziente ha avuto una lussazione traumatica, io gli farò il test specifico in base alla direzione dell'instabilità. Può essere anteriore? Allora gli farò l'apprehension, che può essere chiamato anche fulcrum test o può essere chiamato anche surprise test, a seconda di come il paziente magari è molto timoroso, non si lascia extrarotare il braccio sul lettino, allora io gli appoggio la mano, perché così gli do una sicurezza nella rotazione esterna. A questo punto lui va in rotazione esterna e io gli tolgo la mano facendogli una piccola sorpresa. L'hanno chiamato così proprio per questo motivo. A questo punto, se arriva la paura o se si lussa la spalla, questa spalla non sta più in sede. E quindi è un indice di intervento, perché la spalla non è più stabile. Poi ovviamente c'è il jerk test per l'instabilità posteriore e c'è un altro test per l'instabilità inferiore, che è molto rara perché interessa l'1% dei pazienti, quindi diciamo è raro anche eseguire questo test. Quindi so che si dividono in due gruppi e utilizzo il test opportuno in base al tipo di instabilità. Ok, benissimo. E un'altra domanda che ci chiede quali scale di valutazione vengono utilizzate per i fattori biopsicosociali? Ecco, io questa domanda la rivolgerei a Salomon, perché Salomon, ovviamente, il collega, ha molta più esperienza di me in questi fattori biopsicosociali che ha citato precedentemente. Comunque posso dire ovviamente una mia opinione, prima ovviamente di lasciare la parola al collega. Sicuramente noi abbiamo tanti aspetti che interessano la sfera psicologica, emotiva, anatomica, eccetera, eccetera. Ovvio che se ci sono i danni anatomici, anche se abbiamo dal punto di vista di volontà, di voglia di fare, di rimettersi in gioco, di correre, di saltare, la spalla esce lo stesso. Quindi i fattori anatomici vengono prima dei fattori biopsicosociali, perché io posso essere il più motivato del mondo, ma se ho un il sax molto importante, se ho una boni bunker importante, questa testa dell'omero non sta in sede anche se io voglio. Ok, sì, probabilmente questa domanda magari può essere anche contestualizzata in una fase, non so, come diceva anche Mattia, di ritorno allo sport o post-chirurgico, perché nel post-chirurgico abbiamo una ricostituzione dei fattori anatomici e quindi ovviamente poi andiamo anche a controllare tutto il resto. Ok, Mattia, se vuoi dirci qualcosa riguardo alle scale. Grazie Francesco che mi passi la palla, e sono assolutamente d'accordo con Francesco sul fatto che non possiamo non prescindere dall'aspetto anatomico e biologico, sarebbe stupido. Tutto è biomeccanico quando la biomeccanica c'è, ed grazie alla spalla ci dimostra che la biomeccanica esiste ed è fondamentale, anzi non saperla sarebbe da parte nostra un gravissimo errore. Credo che attualmente il nostro maggior difetto, se vogliamo definirlo così, sia la mancanza di scale di valutazione che siano validate in italiano, e quindi manca ancora un pool di possibilità di utilizzo di scale che sono sicuramente interessanti, ma che siano state sottoposte a validazione transculturale. Questo processo sicuramente c'è per alcune scale che indagano maggiormente gli aspetti della funzione e della disabilità, quindi che vanno comunque ad indagare aspetti che hanno a che fare con la sfera biopsicosociale, intesa come ambito a 360 gradi della dimensione dell'ICF. Sto parlando della DASH, che è stata validata in italiano, della VOSI, Cacchio 2012, appositamente per l'instabilità anteriore. Ci sono alcuni lavori, mi pare pubblicati l'anno scorso, nel 2018, il dottor Vascellari e l'equipe di fisioterapisti del centro Chinè di Conegliano, mi pare, sì, o San Vendemiano, scusatemi, a Treviso, che hanno valutato le proprietà psicometriche di UCLA, SPADI e Shoulder Simple Test, sempre per l'instabilità anteriori.
abbiamo tante scale di valutazione che sono validate in italiano, ma non sono opportune per la valutazione della spalla instabile, esempio l'Oxford Shoulder Score. Adesso il mio caro collega Fabrizio Brindisino ha da poco pubblicato un articolo sulla validazione transculturale dello Shoulder Disability Questionnaire, ma non è stata validata appositamente per scusatemi, le instabilità, ma in generale per le disfunzioni di spalla. Probabilmente l'unico validato in italiano che ci può aiutare è il CSI, Central Sensory Inventory, mi pare, adesso non ho un attimo di confusione, sulla sensibilizzazione centrale, che però probabilmente è più orientabile alle patologie di conflitto subacromiale, di disturbo specifico, di sindrome miofasciale e mettiamoci dentro in generale la spalla dolorosa, diciamo così, ok? C'è un documento estremamente interessante che però secondo me ci fa cambiare gli occhiali e ce ne fa indossare un altro paio, è l'OMERACT Core Domain Set, sono presenti nel board di questa pubblicazione, credo, le voci più rappresentative delle disfunzioni di spalla, Rachel Buchbinder, Lara Miro e tanti altri, che hanno definito dei macro domini che sarebbero raccomandati, parzialmente raccomandati o non raccomandati per quanto riguarda gli outcome da misurare in un paziente indipendentemente dalla patologia. E il lavoro è in sviluppo, adesso sono ad una seconda fase, è stato fatto un Delphi Consensus. Io credo che nei prossimi anni, almeno in inglese, avremo qualcosina che ci dirà: signori, cosa dobbiamo andare a valutare in maniera fondamentale nel paziente con spalla congelata? Questo, questo, questo. E ad esempio sulla spalla congelata, le deprivazioni del sonno, noi non le teniamo mai di conto, eppure quelle potrebbero pesare sulla qualità della vita del paziente, perché non ci dimentichiamo che a noi le misure di outcome servono per dirci se abbiamo fatto un bel lavoro, ma chi valuta è anche il paziente, e quindi i patient related outcome sono fondamentali. Ok, allora ho notato con piacere che comunque più o meno in tutte le vostre presentazioni un argomento che è stato toccato è stato anche quello della collaborazione tra le varie figure, del fatto di confrontarsi col chirurgo piuttosto che, appunto, abbiamo citato anche il preparatore atletico o altro. Quindi in tal proposito volevo invitare nuovamente il dottor Vinci, in modo che intanto, se chi ci sta seguendo ha qualche ultima domanda, può farla, che siamo ancora in tempo. E infatti ho dato una adesso da Mirko, allora la leggo così intanto vediamo poi chi risponde. Mirko chiede: quando si lavora sul recupero dell'eccentrica, ad esempio per il gesto sportivo, è importante concentrarsi sia su velocità del gesto che sul carico, oppure una metodica è più efficace dell'altra? Io a questo punto forse chiederei a Francesco, che okay, ha trattato un po' anche la parte. Allora, esatto, molti giocatori, in questo caso facciamo il baseball, prendiamo ad esempio il baseball, lanciano palline più pesanti e quindi per arrivare più lontano utilizzano delle palline più pesanti, così che quando fanno un lancio con la pallina standard, quella diciamo della federazione, hanno un incremento della distanza, della velocità. Però immaginate che questo braccio, quando prende nella fase di caricamento, quindi nel contromovimento, ha un peso maggiore, viene ovviamente la parte anteriore della capsula stirata di più. E quindi sicuramente io mi concentrerei più sulla velocità abbinata al controllo che sul carico. Perché se ho in mano un oggetto più pesante, quindi un carico maggiore, posso avere un danno anatomico maggiore, perché non riesco a controllare un'alta velocità associata a un alto carico. Ok, ottimo. Allora, volevo chiedere quindi al dottor Vinci se aveva ancora qualche parola da spendere riguardo appunto alla collaborazione interprofessionale. Sì, sicuramente. Allora, intanto direi che da tutte le relazioni si evince che ogni caso va valutato attentamente. Questo nel caso specifico dell'ortopedico,
quello che diciamo sempre, che però purtroppo non sempre viene ascoltato, è che non va operato un esame strumentale. Devi valutare il paziente nella sua interezza, e se non fai così puoi capitare molto facilmente in quegli errori di indicazione che Francesco Inglese ha fatto vedere, e che poi sono un disastro, perché una volta che hai preso una strada, tornare indietro è difficilissimo, perché soprattutto le tecniche chirurgiche nella maggior parte dei casi lasciano sempre degli strascichi. Quello artroscopico lascia più via di uscita, è vero, però è sempre comunque una violenza che viene fatta. E la spalla, soprattutto se traumatica, viene violentata almeno due volte, una quando c'è il trauma e due quando viene operata, quindi il vostro lavoro è doppio. Poi un'altra cosa che va sottolineata è che sia il trattamento chirurgico che il trattamento riabilitativo, l'abbiamo già detto tutti e tre, però secondo me vale la pena di ripeterlo in conclusione, è su misura, perché ogni caso è storia a sé, ci sono molteplici aspetti da guardare, l'ortopedico guarderà di più gli aspetti anatomici, sui danni alle strutture tendinee, alle strutture legamentose, alle strutture ossee, però va sempre valutato per esempio un punto di vista neurologico, un punto di vista anche psicologico e qualche volta anche psichiatrico, perché le lussazioni volontarie o negli adolescenti sono spesso anche psichiatriche, e quindi bisogna stare attenti, ripeto, a non operare un esame. E da qui ne consegue che il recupero funzionale è una cosa multifattoriale, e è stata sottolineata secondo me in modo egregio da Mattia Salomon il discorso del recupero neuropropriocettivo. Io avevo fatto solo un accenno sulla propriocezione come un fattore dinamico della stabilità, però lui l'ha ampliato molto ed è molto importante, anche perché purtroppo sia alcuni ortopedici, molti ortopedici purtroppo, che anche alcuni vostri colleghi valutano il recupero post-operatorio come recupero articolare, e invece questo è un aspetto forse, anzi, sicuramente secondario. Per esempio a me è più importante come uno muove, non quanto uno muove, e come quindi ci arriverà. E quindi è ovvio che la conclusione è che il lavoro, il risultato è sempre stato un lavoro in equipe, e che non va, compreso il paziente, come è stato sottolineato almeno da tutti e due i vostri colleghi, sia da Francesco Inglese che da Mattia Salomon, il paziente è una delle figure chiave, oltre al medico, al riabilitatore e, abbiamo detto, anche al preparatore atletico, soprattutto quando si va a livello di atleti professionisti. Però non dobbiamo dimenticare, ce l'ha detto Ippocrate, medicus curat natura sanat, quindi la vis sanatrix nature, bellissimo l'ultimo esempio di quel paziente che per divina provvidenza non è finito sotto le mani del chirurgo, non dimentichiamocela, la vis sanatrix nature tante volte ci salva e corregge anche alcuni errori che specie i chirurghi molte volte fanno. Io penso che con questo avere preso un pochino tutto gli spiriti, mi auguro di aver interpretato lo spirito un po' di tutti. Direi assolutamente di sì, credo che anche i miei colleghi concordino al riguardo. Sì. L'intervento del dottor Vinci ineccepibile. Benissimo. Allora, non abbiamo altre domande, quindi ringrazio tutti i relatori. Volevo un attimo includere anche il mio collega della CDA di Bergamo, Bruno, eccoci. Così... Ciao Bruno. Bene, ringrazio quindi tutti i relatori, i miei colleghi della CDA di Brescia e anche i colleghi della CDA di Bergamo per questa bella serata, sperando di aver fatto cosa gradita a tutti gli iscritti e anche ai ragazzi dell'università. E niente, spero di poter replicare in futuro e vi aspetto quindi per i prossimi appuntamenti. Bruno, se vuoi dire qualcosa anche tu, intervieni pure. Niente, volevo ringraziare tutti quelli che ci hanno ascoltato questa sera. Ringraziare chi ha dato la disponibilità perché ha dedicato il suo tempo a noi, ringraziare le commissioni d'albo. Il fatto che Bergamo e Brescia si siano unite per costruire una cosa così bella, secondo me è un fatto importante, è un primo passo per unirci e per quattarci come professione e riuscire a lavorare con le nostre competenze insieme ai medici e agli ortopedici, soprattutto se abbiamo persone come dottor Vinci che crede molto in noi. Grazie a tutti e buona serata. Mi auguro a tutti buona serata e buonanotte. Buonanotte, grazie. Grazie a voi. Ciao, grazie. Ciao.